La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Prego, onorevole. Grazie, presidente. Processo verbale della seduta del 26 maggio 2023, Presidenza Mulè. La seduta comincia alle 9.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 24 maggio 2023. Il presidente dà conto delle missioni. Si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti alle quali rispondono i sottosegretari Molteni, Silli, Gemmato e Ferrante. Intervengono i deputati Paolo Emilio Russo, Francesco Silvestri, Onori, Barzotti, Battilocchio e Casu. La seduta è stata sospesa dalle 10.15 alle 10.20. La seduta termina alle 11 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 29 maggio 2023. Grazie onorevole Donzelli. Se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 62, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato a resoconto stenografico della seduta odierna. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Irena Manzi. Prego, onorevole. La ringrazio signor Presidente eh, ho chiesto di intervenire per un titolo allarmante, per una notizia allarmante ormai dobbiamo purtroppo ricorrere alle anticipazioni della stampa più che alle informazioni che ci arrivano dal governo. PNRR mense e asili eh, pochi giorni fa eh, il quotidiano La Repubblica e non solo quel quotidiano ha dato eh, notizia di una proposta di revisione che il Ministro dell'Istruzione eh, Valdità Avrebbe consegnato al ministro Fitto in merito appunto a questo lungo e complesso e purtroppo finora silenzioso, almeno per quanto riguarda le informazioni e gli aggiornamenti che arrivano in queste aule, lavoro intorno appunto agli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Sembrerebbe appunto da quelle che sono le proposte inviate dal, dal ministro Valditara al ministro Fitto che ci sia in la volontà del ministero di ridurre quelli che sono gli obiettivi. the che riguardano proprio la missione 4, la missione istruzione, relativi alle mense, relativi agli asili nido, relativi proprio a quel settore così importante che riguarda eh, la, la fascia da 0 a 6 anni e che più in generale coinvolge per esempio il tempo pieno all'interno delle scuole. Quegli obiettivi che lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza individuava e che sono di fatto dei fattori importanti per la crescita, per il contrasto, per la crescita eh, ovviamente del nostro paese per il contrasto a quei fenomeni gravi come quello della dispersione scolastica e come quello della povertà educativa. Riteniamo queste anticipazioni a mezzo stampa che ormai si succedono rispetto proprio al settore dell'istruzione in numerosi ambiti, penso al tema della formazione iniziale dei docenti, su cui purtroppo interrogato la sottosegretaria Frassinetti in commissione pochi giorni fa ha detto di non poter riferire perché sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea. Ecco. Noi vorremmo chiedere, proprio vista la necessità di essere come Parlamento pienamente a conoscenza di quello che sta avvenendo e soprattutto del fatto, si parla anche di ritardi gravi, molti dirigenti scolastici, molte scuole segnalano la difficoltà a raggiungere quelli che sono gli obiettivi posti dal piano nazionale di ripresa e resilienza, chiediamo in quest'Aula un'informativa urgente del Ministro Valditara proprio riguardo a quelli che sono gli obiettivi di quella missione 4 relativi al Ministero del, dell'Istruzione e del, del Merito. Riteniamo che non sia più possibile in, in realtà ritardare oltre perché come Parlamento rispetto a scelte così fondamentali per il nostro Paese, e per i giovani, per le più giovani generazioni non sia più il tempo e il momento di prendere tempo. Tutt'altro vogliamo delle risposte e delle risposte chiare soprattutto. Grazie Onorevole Manzi. Chiedo alla cortesia Ah, vuole intervenire anche l'Unionevole. Prego. Sull'ordine dei lavori stesso argomento? Sì, esattamente. Molto brevemente perché il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra si associa. Alla richiesta della deputata Manzi e del Partito Democratico di avere un'informativa eh, qui in Aula del Ministro Valditare, ci è sembrata una richiesta non solo ragionevole, ma assolutamente fondata, perché appunto si tratta di fondi e di progetti che sono fondamentali per la battaglia contro la dispersione scolastica, che dovrebbe essere uno eh, degli obiettivi prioritari eh, di questo Governo e del nostro Paese. Aggiungo anche che naturalmente si tratta. Di problematiche che impattano in maniera molto forte sull'occupazione delle donne e anche sulle famiglie, perché parliamo di mense, parliamo di asili, quindi parliamo di eh, misure che proprio ora che c'è questo grande dibattito sulla natalità dovrebbero essere considerate assolutamente prioritarie. Grazie. Grazie, onorevole Piccolotti. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, penso. Onorevole Enrico, stesso argomento? Prego, onorevole. Grazie Presidente. Sì, per sostenere la richiesta della collega Manzi di un'informativa urgente del Ministro Valditara, riteniamo anche noi come Movimento 5 Stelle che sia fondamentale avere un chiarimento su quello che il Governo intende fare in termini di sforzi per garantire che non vengano vanificati tutti gli investimenti che con tanta difficoltà sono stati concretizzati all'interno di del PNRR per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. Il tema delle mense e degli asili nido sono fondamentali perché ovviamente garantiscono anche la genitorialità, la possibilità, soprattutto per i giovani di mettere su famiglia e garantiscono dei presidi di accesso fondamentali anche al tempo pieno per quel che riguarda le scuole che come sappiamo manca in molti regioni del nostro paese viene solo garantito ad una minoranza dei nostri studenti grazie grazie onorevole Orrico chiedo la cortesia quindi alla sottosegretaria della presidenza del consiglio la dottoressa Castillo di farsi portatrice di, queste, di questa richiesta. Grazie sottosegretaria. Passiamo all'ordine del giorno che reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 596-659-952-991A, disposizione in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato nell'allegato a resoconto stenografico della seduta del 24 maggio 2023. Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali. Il presidente del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento. La commissione Cultura si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore, l'onorevole Gerolamo Cangiano. Prego, onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La, pro la proposta di cui oggi avviamo la discussione in aula interviene in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative con una duplice finalità. La prima è quella di introdurre finalmente una disciplina organica e compiuta delle figure dell'educatore sociopedagogico e del pedagogista sotto il profilo definitorio delle funzioni e dei requisiti di accesso. La seconda finalità è conferire carattere ordinistico a queste due professioni con l'iscrizione di appositi albi. Il testo che abbiamo all'esame è il frutto di un'intensa attività di confronto e condivisione di tutte le forze politiche, avviata in commissione nel febbraio di quest'anno, come dimostra la provenienza sia delle proposte poi riunificate, sia degli emendamenti approvati. Vorrei in questo punto anche cogliere l'occasione per ringraziare la collega Varchi e, e, diciamo, e i colleghi che hanno presentato uh, queste proposte di legge e il Presidente della Commissione, collega Mollicone, perché questi momenti di confronto e condivisione trasversale è questo l'approccio concreto alla risoluzione dei problemi che da noi non sono affatto isolati. E mi sembra che questo sia un atteggiamento doveroso per una Commissione che maneggia dossier fondamentali per il futuro del Paese, a cominciare proprio dall'educazione, dall istruzione e dalla cultura. Ovviamente è stato fondamentale anche l'apporto degli esperti, degli operatori del settore, delle rappresentanze di categoria. Io ne approfitto per ringraziare e salutare, presenti qui in tribuna, il Presidente dell'Ampia, la Dottoressa Grassi, con il quale abbiamo fatto un lavoro straordinario in questi mesi. Appunto, pensando al lavoro degli ultimi mesi in Commissione e all'impegno di anni sul tema di tanti colleghi e alla testimonianza di una vita intera di tanti pedagogisti ed educatori, ritengo che approvare una legge in materia sia un vero e proprio atto dovuto di questo Parlamento. Lo dico per il quadro normativo assai incerto e frammentario che fino ad oggi ha caratterizzato queste professioni. Ulteriormente complicato da lunghi e tormentati filoni di contenziosi. Lo dico per l'incertezza e l'instabilità delle prospettive sul futuro, in cui per troppo tempo sono stati lasciati tanti professionisti qualificati e anche tanti giovani che con passioni sono affacciati a questo mondo, subendo continue le definizioni dei percorsi professionali. Ma lo dico soprattutto. Perché nella società della conoscenza è indispensabile che i compiti educativi che comportano la presa in carico e l'orientamento allo sviluppo della persona, alla sua crescita o alla sua integrazione sociale siano svolti con competenza e professionalità. Per troppo tempo abbiamo pensato che l'educazione e la pedagogia fossero temi che riguardano esclusivamente i giovani. Non è così. Sono percorsi che riguardano tutta la vita della persona. Attengono al suo pieno sviluppo, sono essenziali alla sua realizzazione multidimensionale e a 360 gradi. Al riguardo mi vengono in mente le parole di una celebrina pedagogista, Maria Montessori. Al di là del giudizio che da diversi filoni eh, si possono formulare sulle sue teorie. Certo bisogna con, convenire con lei quando afferma che esiste. Un solo problema, ed è lo sviluppo umano nella sua totalità. Quando si tiene questo in una qualsiasi unità, si tratta di un bambino o di una nazione. Tutto il resto seguirà da sé e eh, lo seguirà spontaneamente. Certamente, i bisogni educativi e formativi avvertiti nella nostra società, determinati tra l'altro dalla sempre crescente complessità delle relazioni educative, Nonché l'importanza della prevenzione delle varie manifestazioni di disagio, anche scolastico, di abbandono e di violenza in tutte le sue forme, indicano la necessità di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti attraverso il sostegno delle capacità educative dei genitori e degli insegnanti. Le attività di orientamento scolastico e professionale, quale per l'inserimento, nel mondo del lavoro dei giovani, dei disabili, delle persone con dipendenze e quelle della formazione culturale, del tempo libero, della formazione dei cittadini in genere rappresentano una realtà variegata a cui occorre dare risposta, risposte in modo professionale. Vorrei ricordare fra l'altro che la comunicazione della Commissione europea sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istituzione entro il 2025 ci richiama in diversi passaggi all'importanza fondamentale del pedagogista. In questa prospettiva abbiamo ritenuto necessario valorizzare il ruolo e la funzione delle professionalità dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista. Di riconoscerne pubblicamente le finalità educative e di affermare la necessità di una presenza sistematica e non occasionale di tale competenze nei numerosi ambiti che riguardano la vita dei cittadini, così affianca l'obiettivo più immediato di confermare, dichiarire e di completare il nuovo quadro normativo derivante dagli interventi legislativi degli ultimi anni. Venendo all'esame dell'articolato, il testo si compone di 11 articoli. L'articolo 1 definisce la figura del pedagogista, qualificandolo come lo specialista di livello apicale dei processi educativi con funzione di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo. L'articolo 2, 2 definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista, indicando i titoli di studio necessari e le lauree direttamente abilitanti. L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale sociopedagogico, qualificandolo come professionista operativo a livello intermedio che svolge funzioni progettuali e consensuali. L'articolo 4 definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico nonché quelli per l'esercizio del ruolo di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 65. L'articolo 5 istituisce rispettivamente l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. L'articolo 6 prevede l'istituzione dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative, costituito dagli iscritti degli albi di cui all'articolo 5. L'articolo 7 stabilisce le condizioni per l'iscrizione all'albo. L'articolo 8 disciplina il Consiglio nazionale dell'ordine e delle professioni pedagogiche ed edu educative. L'articolo 9 stabilisce al comma 1 che l'esame di stato per l'esercitare la professione di pedagogista possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici. L'articolo 10 indica le modalità per formare gli albi e gli ordini regionali. L'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizioni all'albo, indicando i soggetti che possono ottenere l'iscrizione in sede di prima applicazione della presente legge. Grazie. Grazie onorevole Cangiano. A facoltà di intervenire la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dottoressa Giuseppina Castiello. Grazie onorevole, grazie dottoressa Castiello. È iscritta a parlare la deputata Anna Rita Patriarca. Prego onorevole. Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Le trasformazioni tecnologiche, socio-economiche, ambientali, globali hanno generato un cambiamento epocale in questi ultimi anni, caratterizzato da crescenti disuguaglianze, degrado ambientale, ingiustizia e una crisi generale di, di sfiducia nel progresso. In questo contesto è fondamentale riflettere sul ruolo e la complessità delle professioni educative per affrontare consapevolmente i cambiamenti culturali anche in vista della transizione ecologica. Il dibattito sulle professioni educative ha portato, nel 2017, all'istituzione della legge numero 205, che riconosce il valore scientifico della cultura pedagogica e il profilo professionale degli educatori e dei pedagogisti come professionisti sociali impegnati nell'aiuto e nell'interazione con l'interlocutore, integrando teoria e pratica. Le sfide attuali richiedono nuovi compiti educativi che sono strettamente legati alla costruzione di comunità coese, inclusive e resilienti. La formazione delle professioni educative sia nei contesti formali che non formali ed informali è fondamentale per valorizzare sguardi e relazioni, riscoprire direzioni significative nell'agire educativo e perseguire obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'umanità. La professionalità pedagogica si sviluppa gradualmente attraverso l'interazione tra la formazione iniziale e quella continua, la riflessione sulla propria storia professionale e formativa e l'acquisizione di conoscenze, competenze, metodi e teorie in continua evoluzione nell'ambito dell'educazione. La formazione si basa su una concezione antropologica che attribuisce importanza all'intenzionalità e alla responsabilità dell'agire umano sottolineando il valore del protagonismo umano nella costruzione di comunità che promuovano il benessere e il bene comune. L'intenzione educativa sviluppata all'interno di una progettualità relazionale consapevole e aperta favorisce un circolo virtuoso tra istruzione e ricerca, permettendo la costruzione autentica di una società inclusiva. Un'interazione costante, appunto, tra teoria e pratica, integrando conoscenze e strumenti per comprendere la realtà sociale, favorisce una pratica professionale in cui si attenuano i rischi di adattarsi passivamente agli eventi senza un quadro teorico di riferimento e di trasformare il pensiero sull'educazione in un atteggiamento contemplativo e inattivo rispetto ai processi educativi concreti. La formazione riveste un ruolo strategico fondamentale nello sviluppo professionale ed è importante ricostruire e dare senso all'insieme delle esperienze formative coinvolte per migliorare conoscenze e capacità. E competenze, promuovendo una crescita personale, civica, sociale e anche occupazionale. I professionisti dell'educazione devono acquisire un pensiero sistemico e critico, per riflettere sui propri valori, percezioni e azioni, al fine di interagire in modo costruttivo e responsabile con il mondo attuale. Gli ambiti dei servizi alla persona degli interventi formativi sul luogo di lavoro, della formazione permanente, dello sviluppo delle comunità, richiedono professionisti dell'educazione in grado di affrontare l'incertezza e l'imprevedibilità delle situazioni, ripensando i modelli di intervento e integrando prassi e conoscenze consolidate. Queste riflessioni si collegano anche agli aspetti dichiarati del PNRR, in particolare alla missione 4, dedicata all'istruzione e alla ricerca, e alla missione 5, incentrata sull'inclusione e la coesione. La disuguaglianza di questioni come la povertà educativa e la disoccupazione giovanile è correlata alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica e richiede un approccio che coinvolga scienze, politica e tecnologia, nonché il contributo di valori civili e religiosi. Il PNRR rappresenta una prospettiva d'azione e di ricerca per riflettere con impegno e responsabilità sul significato delle professioni educative nel contesto della transizione ecologica. Nel Piano si sottolinea l'importanza delle politiche di sostegno all'occupazione, formazione e riqualificazione dei lavoratori, oltre alla qualità dei posti di lavoro creati, per orientarsi verso un'economia sostenibile e digitale. In tale contesto, l'istituzione dell'albo delle professioni educative appare non più differibile, anzi necessario. Necessario perché eh, fornisce un quadro normativo e regolamentare per le professioni educative, stabilisce requisiti di formazione, competenze e standard professionali che devono essere soddisfatti per poter esercitare tali professioni. Ciò contribuisce a garantire la qualità e l'efficacia delle pratiche educative, proteggendo il pubblico da eventuali pratiche non idonee e non etiche. L'albo delle professioni educative conferisce una certificazione ufficiale ai professionisti che soddisfano i requisiti stabiliti. Questo fornisce una prova tangibile delle competenze e della qualificazione dei professionisti nel settore dell'educazione. Inoltre, l'albo stabilisce il titolo professionale protetto, che può essere utilizzato solo dai professionisti iscritti all'albo. L'istituzione di un albo conferisce una maggiore dignità e autorevolezza alle professioni educative, riconosce il valore scientifico e sociale del lavoro degli educatori e pedagogisti, contribuendo a promuovere una migliore percezione e considerazione di queste figure professionali nella società. Inoltre, un altro ruolo importante è quello della tutela degli utenti dei servizi educativi e degli interlocutori. Garantisce che i professionisti siano adeguatamente qualificati, competenti e conformi a standard nel loro lavoro con gli individui e con le comunità. Ciò aiuta a creare quella fiducia nell'efficacia e nella sicurezza delle pratiche educative. Inoltre, ruolo per ultimo, ma non per ultimo, non ultimo per importanza, Può svolgere l'albo professionale un ruolo di monitoraggio e controllo sull'esercizio delle professioni educative. Attraverso la registrazione e l'iscrizione all'albo è possibile raccogliere informazioni sul numero e sulle competenze dei professionisti attivi nel settore. Questo consente anche una maggiore pianificazione delle risorse, la valutazione della domanda e dell'offerta dei servizi educativi e la supervisione dell'adeguatezza delle pratiche professionali. Stiamo facendo un buon lavoro nella giusta direzione. In uno dei settori più sensibili che riguarda la crescita e l'educazione. Grazie. Grazie onorevole patriarca. è iscritta a parlare la deputata Irene Manzi, prego onorevole. Grazie, signor Presidente. Eh, le proposte di legge che arrivano quest'oggi in aula eh, giungono al termine di un importante e proficuo lavoro che la commissione settima della Camera ha condotto, ossia coinvolgendo sia maggioranza che opposizione tanto nella fase delle audizioni che in occasione appunto dell'esame degli emendamenti pochi giorni fa in commissione. Eh, le norme che oggi esaminiamo intervengono nuovamente sulla figura del pedagogista e dell'educatore socio-pedagogico che sono state già oggetto di interventi normativi importanti nella diciassettesima legislatura con eh, quella che è stata, viene normalmente eh, ricordata come la, eh, la, legge, la proposta di legge della collega Vanna Iori che fu discussa e fu inserita all'interno della legge di bilancio per il 2018 e che ha disciplinato in una situazione tra l'altro precedente frammentaria fino ad, ad allora quelle che sono le figure appunto eh, legate professionali legate alle professioni eh, pedagogiche e sociopedagogiche. In quella legislatura ero componente di quella commissione. Devo dire che ricordo ed è una connotazione importante. Il lavoro intenso e di approfondimento che fu condotto da tutte le forze parlamentari allora eh, presenti. Un lavoro che eh, dà senso, valore e forza soprattutto a quella che è l'attività parlamentare, che penso sia giusto ricordare in, in, quella, in quella sede. Eh, oggi le eh, disposizioni che eh, giungono in, in Aula tornano nuovamente ad, ad occuparsi di quei temi e quelle professioni eh, che tra l'altro riguardano tanti ambiti importanti eh, della, dei presidi per esempio eh, socioeducativi e socioassistenziali nei confronti di persone di ogni età tra l'altro, eh, sia per gli aspetti scolastici, socioassistenziali sia appunto per ehm, la, la, gli ambiti giudiziario, ambientale, sportivo a testimonianza dell'importanza e del ruolo che tali figure svolgono. Eh, anche se possiamo divergere sulle soluzioni che poi sono confluiti in parte che erano al centro delle proposte di legge originarie che poi sono confluite nei testi di legge che esaminiamo oggi. Penso che tutti i colleghi possano eh, concordare sul fatto e sulla centralità che vogliamo riconoscere a queste due figure. Lo fa per esempio l'istituzione dell'albo. Dell quello che è il nostro obiettivo è proprio quello di valorizzarne il ruolo e la funzione, riconoscendo soprattutto la fondamentale funzione anche educativa che si lega a, um, a tali. Eh, Figure. Eh, penso che sia eh, tra l'altro importante rimarcare anche il lavoro che si è cercato di fare, quel, quanto ai gruppi ovviamente di opposizione. Gruppo del Partito Democratico, ma eh, penso di poter parlare anche a nome della collega Piccolotti. Si è cercato di valorizzare quello che è il ruolo e il valore di un intergruppo che è stato costituito tra Camera e Senato dedicato proprio alle professioni educative. Ne fanno parte eh, colleghe e colleghi senatori e deputati, e proprio cogliendo l'importanza ehm, di, 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 delle proposte di legge che sono oggi all'esame, più in generale del rilievo che deve essere dato. Alla figura appunto degli, degli educatori. Abbiamo cercato di promuovere un lavoro parlamentare che partendo da un comune eh, intento di valorizzare le figure e Convergiamo tra l'altro anche noi sull'opportunità di introdurre l'albo legato tanto all'educatore, tanto al pedagogista quanto all'educatore professionale socio-pedagogico, ha cercato appunto di confrontarsi sui temi e devo dare atto al relatore della disponibilità che ha manifestato nell'accogliere anche alcuni degli emendamenti che abbiamo presentato in commissione, altri che non sono stati accolti verranno ripresentati in questa sede. Un atteggiamento, devo dire, di di dialogo e di confronto sui temi che ha portato i gruppi di opposizione ad astenersi poi nella, nel voto eh, finale in Commissione, proprio come un segnale anche di fiducia rispetto alla parte ulteriore di percorso appunto, che ci attende in, in quest'Aula. Proprio perché riteniamo, appunto, anche se divergiamo ad esempio sul tema dell'esame di Stato, sulla necessità di effettuare un esame di Stato, però riteniamo anche rispetto ad una disciplina transitoria tra la Altro che questo testo di legge prevede nel passaggio ovviamente tra una situazione attuale in cui l'albo ancora non c'è e quella in cui se la proposta andrà avanti verrà eh, istituito riteniamo appunto si debba, si debba operare e ehm, l'occasione che eh, l'esame di questo provvedimento che oggi arriva in aula ci, ci offre è anche quello di richiamare alcune parole d'ordine che riteniamo erano presenti e saranno presenti nei nostri emendamenti debbano legarsi alla funzione che tanto il pedagogista quanto l'educatore sociopedagogico debbono svolgere, perché queste figure oltre alle definizioni che sono già contenute nella normativa vigente e che sono introdotte anche nei testi che oggi esaminiamo in aula, debbono operare anche per alcune funzioni importanti, quali l'inclusione scolastica e sociale, per esempio, la promozione del benessere delle persone per rispondere anche a quelle che sono le esigenze e i bisogni educativi e formativi delle persone durante tutto il corso del della loro vita, nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e di reinserimento sociale. E ancora parole d'ordine che riguardano l'azione che queste figure operano, per esempio intervenendo soprattutto in un'ottica eh, eh, promozionale e preventiva in situazioni di fragilità di disabilità, di vulnerabilità, con l'obiettivo fondamentale dell'inclusione. Non sono parole che nei nostri emendamenti che vanno a integrare quelli che sono i testi che oggi esaminiamo abbiamo inserito a caso, proprio perché riteniamo che le parole sono importanti e proprio perché riteniamo che mettere e precisare all'interno del testo normativo anche queste ulteriori funzioni che debbono collegarsi all'operato delle professioni sociopedagogiche abbia un valore importante. Abbia il valore di porre al centro del testo normativo quei termini appunto che Ehm, indirizzano anche un'azione politica che eh, vogliamo rimarcare appunto in, in questa sede. Eh, Nell'affrontare tra l'altro questi due testi, questi testi, eh, in questa occasione, non possiamo non guardare anche a quella che è la situazione, a quella che è l'attualità che riguarda la situazione e la condizione degli educatori, in particolar modo e delle professioni educative. Eh, proprio un anno fa un periodico anche molto attento all'esame, all'analisi di queste tematiche titolava in questo modo Educatori la grande emergenza, proprio perché c'è un problema concreto e eh, reale di eh, fuga è un termine forte e pesante quello che adotto in, in, questa, in questa situazione, di al, queste figure professionali, degli educatori da quello che è il loro ambito operativo e di azione, per una situazione complessiva di eh, difficoltà e di eh, fragilità da un punto di vista delle condizioni lavorative, per esempio, delle condizioni contrattuali, e questo chiaramente verso ovviamente un abbandono rispetto alla situazione attuale, verso professioni che possano dare maggiore stabilità e maggiore sicurezza. Eh, questo, il passaggio in aula di questo provvedimento di legge allora accende, in questo caso, un'attenzione e richiama un'attenzione anche rispetto a questa tematica, proprio perché la carenza degli educatori non vuol dire un venir meno di quelli che sono i bisogni che si ricollegano alle azioni, agli interventi che queste figure professionali svolgono, tutt'altro anzi. Proprio eh, l'emergenza legata e seguita al Covid afferma ancora di più la necessità di un approccio e non fa venir meno il bisogno a cui queste figure ovviamente rispondono in tanti ambiti, in numerosi ambiti, a sostegno dei minori, degli anziani, delle famiglie, dei senza dimora, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, dei detenuti e delle persone con disabilità o che eh, soffrono di dipendenze o di problemi di salute mentale. E allora è necessario in questo caso adottare una strategia a multilivello che riguardi il trattamento economico, il trattamento contrattuale e lavorativo, le risorse soprattutto che sono stanziate a favore di questo settore del welfare nella sua accezione più ampia, proprio con una assunzione anche di responsabilità da parte di ciascun soggetto e soprattutto da quelli che sono i decisori pubblici. E eh, voglio concludere questo mio intervento anche richiamando un, eh, una misura che si lega direttamente e un, uno strumento che si lega direttamente a quella che è la figura degli educatori e dei pedagogisti, ovvero quello che è il progetto che si lega alle comunità educanti. Eh, facciamo parte di una commissione che ha la scuola, tra l'altro, e l'istruzione tra le sue tematiche principali nella sua azione eh, principale. E il ruolo dell'educatore in questo caso e delle professioni... Pedagogiche è ancora più rilevante in questo ambito. C'è una proposta di legge che è stata sottoscritta, presentata dalla senatrice Simona Malpezzi in corso di esame in commissione al Senato, che è stata sottoscritta, e questo è un segnale molto positivo dai eh, deputati di tutte le, le forze politiche, che eh, propone di istituire un fondo a sostegno della comunità educante. La comunità educante chiama la responsabilità a tutti i soggetti che operano ovviamente all'interno di un eh, di un territorio, un territorio che quindi chiama in causa il terzo settore, chiama in causa la scuola ovviamente, le famiglie, famiglie che devono, le insegnanti che devono essere affiancate in questo caso proprio e la proposta di legge lo richiama da specialisti come strutturalmente, come il pedagogista e l'educatore per esempio socio-pedagogico, proprio perché eh, queste figure possono contribuire concretamente a eh, costruire quella che è una scuola che sia più inclusiva. A riconoscere e a riaffermare pienamente quello che è il diritto allo studio, al successo formativo, all'acquisizione delle competenze da parte degli studenti. Una scuola appunto che sia aperta al territorio e capace soprattutto non solo di intercettare e di prevenire ma anche di intervenire su quelle che sono le condizioni tante purtroppo e differenziate di disagio o di povertà eh, educativa degli, degli studenti. Eh, la scuola, lo sappiamo bene, è il luogo di incontro delle diverse storie, delle provenienze sociali e familiari più differenti delle diverse modalità relazionali di cui ogni persona è portatrice, è il luogo dove è possibile promuovere forme di contrasto al disagio e di promozione del benessere e proprio la presenza strutturale di figure come quelle di cui oggi ci occupiamo rispetto ad una singola, ad una singola disciplina appunto dell'albo, dell'ordine, può intervenire concretamente proprio su quei fenomeni che eh, ci allarmano, su quei dati che ci siamo trovati spesso, tra l'altro penso ai rapporti di, di Save the Children che anche spesso in queste aule abbiamo esaminato su cui ci siamo confrontati e questo è il momento ovviamente in cui alle parole bisogna far seguire i fatti, bisogna far seguire appunto quelle che sono proposte che riguardano l'inserimento strutturale di specifiche funzioni eh, e figure professionali come quelle appunto di cui oggi vorremmo, iniziamo ad affrontare l'istituzione dell'albo dell e oggi quindi queste proposte di legge inseriscono un tasse ulteriore, un, un passo in avanti in più rispetto a quella che deve essere una strategia educativa e pedagogica. Un, tasso, un passaggio ovviamente in più che però richiede ovviamente passaggi, Strumenti e soprattutto risorse ulteriori e che quindi ci auguriamo costituisca in questo senso un primo momento, un focus ulteriore che eh, si apre su queste professioni per affrontare poi più strutturalmente quelle che sono le tematiche che riguardano la comunità scolastica. Grazie. Grazie onorevole Manzi. Prima di passare oltre, saluto le ragazze e i ragazzi e il corpo docenti dell'Istituto comprensivo Carlucci di Baraggiano, provincia di Potenza. Grazie di essere qui. Proseguiamo i lavori. È iscritta a parlare la deputata Giovanna Miele. Prego onorevole. Mi sentite? Sì. Grazie Presidente, grazie ai colleghi e alle colleghe presenti. Sono lieta di essere qui a presentare una legge che era attesa da troppi anni. Alla settima commissione sono state assegnate quattro proposte di legge sul tema, perché è di tutta evidenza che sia la maggioranza che l'opposizione avvertissero l'esigenza di valorizzare, finalmente, le professioni pedagogiche ed educative, istituendo un ordine professionale e il relativo albo. Offrire una cornice normativa alle professioni dei pedagogisti e degli educatori sociopedagogici è una battaglia non più procrastinabile e proprio per questo abbiamo lavorato in tempi strettissimi per arrivare ad un testo condiviso che oggi arriva all'esame dell'Aula. Le abbinate AC 596, 659, 952 e 991 intervengono in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative, con una duplice finalità. Da un lato, introdurre una disciplina organica e compiuta delle figure dell'educatore dell sociopedagogico e del pedagogista già esistenti, sotto il profilo definitorio delle funzioni e dei requisiti d'accesso. Dall'altro, conferire carattere ordinistico alle relative professioni. Con l'iscrizione ad appositi albi, come già avvenuto per l'educatore socio sanitario. Finalmente si sana un vulnus molto grave. Nonostante ci siano state figure capisaldi della storia e non solo per il mero mestiere come Maria Montessori e Don Milani, quella del pedagogista non solo a volte è poco conosciuta rispetto a quello che fa, ma spesso è stata anche vittima di una mancanza di rispetto e addirittura si confonde la sua attività professionale con quella di altre figure affini ma profondamente differenti. La proposta di un ordine professionale era l'unica strada percorribile per restituire dignità a questi professionisti. Non dobbiamo mai dimenticare che la pedagogia e l'educazione sono scienze autorevolissime in una società multietnica, stratificata, differente e liquida come quella odierna. Noi oggi qui riconosciamo attraverso questa proposta l'esigenza di rivedersi come comunità educante responsabile di agire convintamente nel solco della formazione e dell'educazione dell'individuo nella sua totalità di uomo e cittadino lungo tutto il suo percorso di vita garantendo valore al lavoro che spesso educatori e pedagogisti svolgono in istituzioni, nelle loro attività ma anche in team con altre figure professionali. Ed è stato un vero dramma non riconoscere prima questa professionalità, perché la società deve che, non deve permettere che, senza alcun titolo, altre categorie di lavoratori potessero definirsi tali solo con attestati derivanti da corsi di specializzazione. Questa è la legislatura che metterà finalmente fine alla corsa dei titoli dell'ultimo minuto, perché il livello prestazionale di un professionista formato è per noi garanzia di risultato e di miglioramento delle condizioni di vita di bambini e adulti che abbiamo in carico anche come politici. Noi siamo qui per questo e pensiamo agli interventi che gli educatori fanno ogni giorno in strada con i senza tetti. Con senza detto, quando si rivolgono alle popolazioni giovanili e anche a quelle carcerarie, pensiamo alla progettualità metodologica che questi professionisti mettono in atto in prevenzione terziaria e secondaria, in emergenza a situazioni di devianza, soprattutto in quartieri e realtà complesse. Il lavoro che compiono questi lavoratori spesso missionari, anche nel terziario, come professionisti al servizio del volontariato, cooperativismo, associazionismo. È doveroso da parte nostra sostenere tali professioni e tale competenze, perché i compiti educativi che svolgono sono al servizio della persona e non possiamo scindere oggi, più che mai, la singola persona dalla sua comunità. Noi siamo più della somma delle nostre parti, diceva qualcuno, e la società in cui viviamo oggi ha l'obbligo di potenziare la prevenzione primaria per affrontare il presente prima ancora che il futuro. Dobbiamo pensare alla terza età, la figura dell'educatore e del pedagogista sono essenziali per affrontare la quotidianità in un quadro di attività adatto alle condizioni personali, intellettive e motorie di ciascuno. Un progetto di vita formativo ed educativo per i giovani con disabilità che vogliono avviarsi ad una vita autonoma. Siamo in un contesto comunitario in cui è fondamentale ritrovare il valore della relazione, ma soprattutto della consapevolezza del proprio ruolo all'interno di una comunità, e lo ribadisco sempre: comunità che deve essere accogliente. Non possiamo più lasciare le famiglie e le scuole sole nella formazione di giovani che diventeranno adulti e devono essere adulti sicuri, devono essere adulti in coesione e di prossimità. L'inclusione, la solidarietà, l'altruismo devono essere valori e requisiti che possono essere soddisfatti solo da buone prassi educative garantite da professionisti competenti. Dobbiamo garantire la genitorialità istituzionale per gli utenti e non possiamo più affidarci alla fortuna. Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando insieme e questo è un esempio virtuoso su cui fare sempre riferimento per raggiungere obiettivi nuovi e importanti. Ma per raggiungere questi obiettivi noi dobbiamo dare innanzitutto dignità al lavoro perché la dignità del lavoro passa anche attraverso la tutela del suo riconoscimento, perché il merito, la formazione, la conoscenza, le competenze acquisite devono trovare correlazione economica e giuridica in una cornice sicura. Ma oggi che siamo qui a rallegrarci, perché ci stiamo rallegrando per questo risultato raggiunto in brevissimo tempo. Dobbiamo dire, cari colleghi, che auspico di trovare la stessa convergenza e la stessa capacità per risolvere un altro grosso problema che da tempo non viene affrontato in modo sistemico, la formazione per l'insegnamento del sostegno, che è sicuramente correlato a quello della figura dell'educatore e del pedagogista. Le statistiche ci dicono purtroppo che cresce espone esponenzialmente il numero di alunni con disabilità e disturbi dell'apprendimento e dunque c'è enorme necessità di docenti specializzati per garantire a questi ragazzi di esprimere al meglio le proprie capacità. Capacità e raggiungere eh, a pieno i propri obiettivi. Quello dell'insegnante di sostegno è un mestiere vocazionale molto simile a quello dell'educatore e del pedagogista. Bisogna essere capaci di enorme empatia per poter lavorare con questi alunni meravigliosi, ma è indubbio che sia necessario essere altamente specializzati per riuscire a portare avanti questo lavoro. Io credo che non possa essere sufficiente anche in questo caso un corso di specializzazione post laurea, magari conseguito a distanza. Bensì sia necessario istituire un corso di laurea magistrale abilitante all'insegnamento del sostegno. Questa sarebbe la soluzione alle mille discipline che si sono susseguite in questi anni, alle incertezze di quei docenti che desideravano insegnare sul sostegno ma sono stati impossibili a farlo e anche a quelle famiglie che troppo spesso devono avvalersi anche di personale esterno a pagamento per permettere ai propri figli di crescere, apprendere e svilupparsi nel miglior modo possibile. Io mi batterò con questa maggioranza perché... Questo avvenga. E sono certa che nella settima commissione tutti avremo terreno fertile per lavorare insieme a questo progetto altrettanto ambizioso. Grazie. Grazie onorevole miele. E scritta a parlare la deputata Susanna Kerchi, Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi e onorevoli colleghe, dopo un lavoro intenso che ha coinvolto tutte le forze politiche presenti nella Commissione di cui faccio parte la settima, siamo finalmente giunti all'esame della Camera di una proposta di legge attesa da diversi anni, più volte presentata seppur in diversi termini nella scorsa legislatura, ma che per vari motivi non è mai riuscita a terminare l'iter parlamentare. Infatti, la proposta di legge che ci apprestiamo ad esaminare è finalizzata a dare finalmente un riconoscimento ordinistico a tutti quei professionisti che, in ambito pedagogico ed educativo, hanno da sempre svolto la propria professione con passione e competenza. Il riconoscimento legale di queste professioni è oggi più che mai fondamentale, anche in considerazione del momento storico vissuto nell'ultimo triennio, dove la sempre più crescente complessità delle relazioni educative, la prevenzione di varie manifestazioni di disagio scolastico, di abbandono, di violenza richiedono un apporto educativo e formativo sempre più professionale. La valorizzazione e la pubblica riconoscenza del ruolo e delle funzioni svolte dalla professionalità richiamate nella proposta di legge il pedagogista e l'educatore professionale socio-pedagogico sono necessari da una parte per affermare in maniera sistematica e non più occasionale l'indispensabilità di tali competenze nei numerosi ambiti che riguardano la vita dei cittadini e dall'altra per chiarire e completare il quadro normativo derivante dagli interventi legislativi svolti negli ultimi anni. Uno dei principali problemi che è stato sollevato molteplici volte dalle associazioni di categoria, riguarda la confusione che viene generata tra la formazione prevista dalla classe di laurea in professioni sanitarie e della riabilitazione, la classe di laurea LSNT2, dove si prevede, tra vari ambiti, anche quello di educatore professionale e la classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione. La confusione... Deriva dal fatto che le classi di laurea fanno riferimento a due figure apparentemente simili nella denominazione educatori, ma che correttamente differenziano gli ambiti di conoscenze teoriche e di competenze pratiche e preparano a sbocchi professionali molto diversi. Infatti, mentre la classe L19 prevede sbocchi nell'ambito di strutture e di servizi sociali, di animazione socioculturale ed educativa, nelle nelle imprese e nella pubblica amministrazione la classe invece LSN T2 forma operatori sanitari, quindi molto diversi. La legge 205 del 2017 distingue in modo chiaro i profili dell'educatore professionale sociopedagogico e del pedagogista da quello dell'educatore dell professionale sociosanitario, ai quali, come ho già ribadito, corrispondono due diversi bocchi e sbocchi occupazionali. Pertanto questa proposta di legge ha l'obiettivo di dare finalmente. Una regolamentazione chiara e precisa a queste figure fondamentali per lo sviluppo della nostra società. Nello specifico, quest'Aula è chiamata ad approvare un provvedimento mirato non solo a ottenere un riconoscimento di queste professioni, ma anche a definire un ordinamento organico delle professioni pedagogiche ed educative, con l'istituzione dei relativi albi professionali. Per questo motivo il lavoro svolto in Commissione è stato intenso e ci tengo a sottolineare che nell'adottare il testo base molte osservazioni proposte dal Movimento 5 Stelle sono state favorevolmente accolte. Tuttavia, in sede di esame degli emendamenti, la maggior parte di essi sono stati assorbiti o respinti dalla maggioranza, nonostante rappresentassero modifiche normative atte a rendere ancora più efficace la tutela giuridica di queste professioni che questi professionisti aspettano da molti anni. Per questo motivo abbiamo presentato ulteriori proposte di modifica che mirano soltanto e eh, eh, ci tengo a sottolinearlo eh, a correggere alcune discrepanze che potrebbero presentarsi se il testo dovesse essere approvato così com'è. Mi riferisco in particolare alle previsioni dell'esame di Stato che da un lato è stato correttamente sostituito dalla volontà di rendere abilitanti le lauree magistrali citate nella presente proposta di legge e nella legge 205 del 2017 per esercitare la professione di pedagogista. Dall'altro lato però, per quanto riguarda l'esercizio della professione di educatore professionale sociopedagogico, gli interventi di modifica appro approvati in Commissione hanno stravolto l'articolo di riferimento, cioè l'articolo 4, e quindi non si capisce... Se per questi professionisti sia ancora necessaria l'abilitazione alla professione tramite esame di Stato o no. Quindi chiedo ai colleghi della maggioranza di lavorare insieme, perché noi siamo, ci siamo e siamo presenti, soprattutto quando si tratta di approvare proposte di legge come questa, che dovrebbero richiedere eh, una condivisione univoca da parte dell'intero arco parlamentare e che non prevede divisioni politiche tra destra e sinistra, sulla scia però di una leale collaborazione istituzionale avviandomi verso la conclusione del mio intervento tengo a sottolineare nuovamente che queste proposte vengono avanzate in un periodo storico che richiede interventi pedagogici complessi per rispondere alle esigenze educative dei singoli, delle famiglie e dei territori. Queste due professionalità infatti lavorano per contrastare le diverse forme di povertà educativa di disagio sociale utilizzando strumenti e strategie che possono aiutare a valorizzare e a sviluppare le potenzialità delle persone e delle comunità. Ed è per questo motivo che il Movimento 5 Stelle ha auspica che gli emendamenti presentati vengano analizzati con attenzione e successivamente accolti con favore, soprattutto perché, ripeto com come ho detto prima, eh, non sono volti a stravolgere il testo, ma a correggere degli errori di forma che potrebbero portare a interpretazioni imprecise e scorrette. Solo questo. Ricordiamo sempre che il fine ultimo di questa proposta di legge è di garantire una volta per tutte a queste categorie di professionisti una tutela giuridica che aspettano da troppo tempo. Grazie. Grazie, onorevole Kerchi. È iscritto a parlare l'onorevole Marco Perissa. Prego, onorevole. Sì, grazie presidente, sottosegretario, onorevoli colleghi, onorevole colleghe. Siamo diciamo, arrivati ad un momento abbastanza importante che riguarda, diciamo, appunto, come già anticipato dai colleghi in precedenza, il riconoscimento di figure professionali eh, attraverso l'istituzione di un loro albo. Nei prossimi giorni ci accingeremo a votare una proposta di legge che definisce da un lato eh, l'istituzione di un albo professionale e quindi il riconoscimento delle loro competenze. Per questo mi associo ovviamente anche ai ringraziamenti. Eh, già precedentemente espressi dai colleghi che hanno parlato prima di me nei confronti di tutti quelli che hanno lavorato in questa e nelle precedenti legislature per riuscire a raggiungere questo importante obiettivo. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno approfondito in maniera estremamente chiara, analitica ed esaustiva diciamo, gli aspetti normativi relativi all'entrata diciamo, alla trasformazione di questa PDL nei prossimi giorni. Io da questo punto di vista invece preferivo soffermarmi qualche istante su un valore intrinseco che questa proposta di legge porta al suo interno perché è stato detto a più battute diciamo, che la figura degli operatori professionali pedagogici o dei, eh, dei pedagogisti è una figura di rilevanza importante nella figura diciamo, nella formazione, nella crescita, nell'educazione dei bambini, dei nostri figli più in generale delle persone tutte, no? questo ce lo siamo detto. Diverse volte, ma eh, questa legge nel suo primo punto, nel suo primo articolo, ci aiuta anche a definire la funzione che secondo questo Parlamento e questo Governo dovrebbero avere queste rilevanti figure all'interno dell'educazione dei nostri figli, ponendoli, dico testualmente, eh, come figura di livello apicale dei processi educativi con funzione di coordinamento, supervisione e quanto altro. Beh, un riconoscimento decisamente di valore centrale che arriva a mio avviso in un momento particolare della nostra storia, un momento particolare perché un provvedimento di questo genere che riconosce alla scienza pedagogica, alla figura del pedagogista un ruolo così centrale nell'educazione e le formazioni dei nostri figli e delle persone arriva guarda caso proprio in un momento dove tutti con particolare riferimento ai più piccoli, siamo stati purtroppo obbligatoriamente ostacolati nelle nostre relazioni personali a causa di una pandemia che ci ha chiuso per tanto tempo a casa. Noi abbiamo detto a più battute da tutto l'arco costituzionale che questa ferita di isolamento sociale colpiva più che altro i più piccoli, i più fragili, i più bisognosi di costruire nella loro fase evolutiva quelle relazioni che avrebbero contribuito a formare parte di loro. Credo che quelle ferite ancora non abbiamo capito quanto profonde siano e quanto profonde possano essere nella crescita dei nostri figli. Credo che avremo bisogno ancora di un po' di tempo per capire l'entità di quel danno, ma è anche il momento storico in cui un big tech come Nvidia decide di investire 10 miliardi nell'innovazione nella intelligenza artificiale. Viviamo anche nel periodo storico in cui social media, connessioni veloce tendono a depa operare il valore della persona per trasferirlo in un'epoca digitale a volte troppo spesso priva di emozioni esattamente come l'intelligenza artificiale. Allora proprio in questo momento forse questo provvedimento che ovviamente riconosce il valore specifico delle professionalità che andiamo a citare più che a loro parla a quello che loro possono fare nei confronti dei nostri figli in questo momento così difficile della storia perché proprio in questo momento più che mai io credo che questo provvedimento ci dia lo spunto per rimettere al centro la persona, soprattutto quando questa persona è nella sua fase più delicata della crescita, che è appunto 0-6 anni e gli anni successivi, nido, materne, elementari, medie, liceo, scuola, proprio quando quell'identità si forma. È perché io credo che abbiamo il dovere di riconoscere queste professionalità, ma credo che questa sia anche l'occasione buona per dire che queste professionalità hanno un valore specifico soprattutto se supportano i nostri docenti e gli psicologi nel percorso di formazione e di educazione dei nostri figli all'interno delle scuole. Per sulla scuola, se mi permette, vorrei spendere una riflessione. Me lo chiedevo fino a qualche mese fa da genitore, da qualche mese più che mai devo chiedermelo da deputato della Repubblica. Io non capisco perché in Italia ci siano decine di migliaia di associazioni che giustamente... Si preoccupano della salute degli animali, per esempio, anche dei nostri animali domestici, per la loro salute emotiva, per non fare in modo che rimangano abbandonati dentro le case o incatenati dentro i giardini. Eppure, nessuno in questo Paese si interroga se sia giusto o meno prendere i nostri figli a due anni, quattro anni, cinque anni, sette anni e lasciarli chiusi otto ore al giorno dentro una stanza di 20 metri quadri con altri 20 bambini. Perché c'è qualcosa che non va. Allora credo che non possiamo accontentarci quando si parla dei nostri figli, dobbiamo per forza chiederci in che direzione vogliamo portare la nostra scuola e io credo che la figura dei pedagogisti, presidente, possa aiutarci più che mai a comprendere che se il centro dei percorsi educativi sono i bambini, noi dobbiamo rivedere anche il rapporto tra il mondo della pedagogia e il mondo della scuola. Senza nulla togliere a chi già oggi anima nostri maestri, le nostre insegnanti, eh, gli psicologi che già animano i nostri percorsi educativi e accompagnano i nostri figli, diciamo complici della sovranità educativa che spetta ai genitori. Non sempre, ma nella maggior parte dei casi, grazie a loro sì. Io credo che andare ad immaginare un rapporto di collaborazione strutturata e organica anche tra il mondo della pedagogia e il mondo della scuola sia un passo dal quale non ci possiamo più esimere. D'altro canto. La pedagogia ci accompagna, silenziosa, dalla notte dei tempi. Nel V secolo a.C. i greci, con il termine Paideia, identificavano un modello educativo che non riguardasse soltanto l'aspetto nozionistico, ma che riguardasse anche l'aspetto etico e morale. Socrate, con la sua maieutica, dava al docente il ruolo di stimolo dialettico e confutazione del pensiero, apparentemente marginale rispetto a quello che i nostri docenti hanno adesso ma che ben ci spiega come la scuola non debba essere quello strumento che è funzionale a trasmettere ai nostri figli la verità, ma che sia capace di dargli gli strumenti necessari a, a cercare la loro verità, che è un qualcosa di diverso. Allora, arrivati a questo punto, lo dico con una battuta, perché nel V secolo dicevo eh, Paideia, nella Repubblica Romana si parlava di Mos Maiorum, più tardi... Filosofi come Kant o pedagogisti importanti come Rousseau e la Montessori, la pedagogia ci accompagna dalla notte dei tempi, vituperata forse, soprattutto in Italia dal nostro sistema legislativo, costretta a nascondersi fino ad oggi, dove finalmente arriva ad avere la sua dignità, il suo posto nella storia, di professionisti eccellenti che rappresentano un modello di scienza che ha accompagnato la crescita dell'uomo sin dalla notte dei tempi. Eppure, questa riflessione a mio avviso è particolarmente importante perché nonostante oggi questo Parlamento arrivi ad affrontare in maniera per lo più condivisa, poi vedremo nel corso diciamo, dell'iter legislativo, l'esame di Stato, il non esame di Stato, ma comunque in maniera imprescindibile, come diceva poco fa la mia collega, la necessità di riconoscere questa figura professionale, viviamo un mondo della scuola che ancora ha un po' di difficoltà a familiarizzare con questa scienza. Almeno quello della scuola pubblica, a capire come con questa scienza interagire per poterne trarre il meglio per l'obiettivo finale, la crescita dei nostri figli. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Eppure, mi permetto una citazione, scompo fuori dalle righe. Perché la storia ci ha anche insegnato che spesso e volentieri l'agenda politica la fanno i cambiamenti della società. E la nostra Italia ci dimostra, come mille altre volte, di essere un po' più avanti del nostro sistema normativo. In ambito convenzionato, in ambito privato sbocciano negli ultimi 15 anni in Italia decine di esperienze scolastiche che si ispirano ad un modello in cui la figura del pedagogista è centrale e che rimette al centro il bambino attraverso la costruzione di una comunità educante ultimamente delle pubbliche amministrazioni locali hanno sviluppato convenzioni per cercare di trasformare le loro scuole, soprattutto le materne in dei luoghi all'interno dei quali rimettere al centro i bambini io li ho imparati a conoscere da genitori Mio figlio ne era una mia figlia ne era una nonna li chiamano asili nel bosco, asili nel mare, non so quanti di voi ne hanno sentito parlare. E sono progetti sperimentali, certo, però sono efficaci, sono animati da persone che hanno approfondito, che hanno studiato, che hanno preso dei titoli di studio. Sono un modello da prendere a riferimento? Non lo so. Sono sicuramente un modello da prendere in considerazione, perché ci insegnano che è possibile, in Italia, costruire un modello educativo che metta insieme la scuola non come fine ma come luogo all'interno del quale, grazie alla dotazione di una serie di strumenti che è fatta, come dicevo prima, dagli insegnanti, dagli psicologi, dai pedagogisti, dai maestri d'arte, dai tecnici sportivi, si riesca a costruire una scuola che dica ai nostri figli che quello non è un luogo che gli vuole raccontare la verità, ma è un luogo che li accompagna insieme alle famiglie a crescere per trovare il loro posto nel mondo. Per questo credo... Che il provvedimento che stiamo per entrare, diciamo che stiamo per iniziare a discutere in questo Parlamento sia significativo, da un lato perché riconosce la dignità di una professione nobile che ci accompagna dalla notte dei tempi, ma dall'altro perché attraverso il riconoscimento di questa professionalità noi dotiamo il nostro sistema educativo, chiaramente non ancora quello scolastico, di uno strumento necessario per completare il percorso di educazione dei nostri figli. Grazie. Grazie onorevole Perissa. È iscritto a parlare l'onorevole Pino Bicchelli. Prego onorevole. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Il disegno di legge oggi all'esame di quest'Aula risponde a una esigenza molto avvertita nella complessità del nostro tempo. Un tempo che, per apparente paradosso, vede il moltiplicarsi delle reti educative, il complicarsi delle interrelazioni, ma anche un bisogno spesso in evaso di profondità. Un tempo che vede i nostri giovani e giovanissimi bombardati da una molteplicità di stimoli, ma anche vittime di rumorose solitudini. Un tempo che vede gli operatori del settore gravati da sempre maggiori responsabilità. In questo quadro, la valorizzazione di figure cardine del percorso formativo, come quella del pedagogista e dell'educatore socio-pedagogico, è funzionale e importante per contribuire a creare un sistema educativo integrato tra scuola e famiglia. Un sistema formativo di qualità attento alle esigenze di tutti i bambini e dei relativi nuclei di provenienza. Senza contare, signor Presidente, il riferimento che questi professionisti possono rappresentare anche in ambito territoriale, perché veri conoscitori delle realtà locali, delle loro dinamiche, delle loro problematiche particolari. Dare riconoscimento a queste figure professionali significa dunque rafforzare le maglie di quella rete sociale che in sinergia con le scuole e le famiglie può accompagnare i nostri giovani nel percorso di crescita. Per comprendere quanto tale esigenza sia avvertita basterà porre mente ad esempio ai dati relativi alla dispersione e all'abbandono scolastico, fenomeni molto preoccupanti che colpiscono l'intero Paese ma che sono particolarmente accentuati in alcuni territori con il risultato di approfondire i divari. Un esempio, in Sicilia, nell'anno scolastico 2021-2022, il tasso di dispersione è stato del 21,1%, quasi il doppio rispetto alla media nazionale, che, ricordiamo, è una media del 13,5%. Va detto che l'Italia sta registrando su questi fronti alcun seppur timidi progressi ma è evidente che gli sforzi vanno moltiplicati, soprattutto nel mezzogiorno e che ogni strumento andrà messo in campo per impedire da parte dei nostri ragazzi la rinuncia agli studi, fino anche quelli di base e dunque la rinuncia al proprio futuro. Anche in questo senso le professioni pedagogiche e le professioni educative delle quali il disegno di legge al nostro esame si prefigge di riconoscere e disciplinarne l'esercizio attestando una qualificazione che le nostre famiglie già conoscono, possono sicuramente svolgere un ruolo molto importante. E ancora, signor Presidente, pedagogisti ed educatori, educatori sociopedagogici sono figure centrali anche su un altro fronte, non meno rilevante nella complessità del mondo di oggi. Mi riferisco, colleghi, all'orientamento sia dei più giovani che delle persone con disabilità. L'inclusività è infatti una parola che ricorre ormai in ogni ambito del dibattito pubblico ed è anche una delle finalità del PNRR, ma occorre renderla effettiva nella vita di tutti i giorni per realizzare davvero una società più giusta e più efficiente. E per farlo, a partire dalle persone che per anagrafe o per condizioni di vita sono più fragili, c'è bisogno di professionalità, c'è bisogno di professionalità riconosciute e adeguatamente valorizzate. Signor Presidente, colleghi, questo Governo e questa maggioranza intendono scommettere e investire sul futuro. E futuro significa anche educazione, significa formazione, quell'attività cioè che in strada ogni persona ai principi, e ai valori, alla scoperta dei propri talenti, alla gestione delle proprie fragilità, alla ricerca del proprio ruolo all'interno della comunità. Quando parliamo dunque di cultura, di identità, di civiltà e al sistema educativo nel suo complesso, che dobbiamo guardare, con la consapevolezza che ogni intervento è un investimento per il nostro futuro. Grazie. Grazie, onorevole Bicchielli. È scritta a parlare la deputata Elisabetta Piccolotti. Prego, onorevole. Grazie, presidente. In questi mesi e settimane sempre di più siamo posti a confronto con ogni situazione d'emergenza, anche come onda lunga dell'esperienza della pandemia e dello spaisamento generale che essa ha creato in tutti. Eh, leggiamo sui media, non ultimo stamattina, eh, quando abbiamo visto la terribile notizia di una professoressa che è stata ferita. Da un uh, alunno che appunto la ferita con un'arma da taglio e colgo l'occasione per esprimere tutta la mia solidarietà al corpo insegnante, alla professoressa colpita, a tutta la comunità educante della scuola di Abbiate Grasso. Ebbene, leggiamo sui media e riscontriamo nella vita sociale e collettiva del Paese tanto disagio, fragilità e vulnerabilità degli adolescenti e dei giovani più in generale, ma anche però un po' di tutte le età della vita e in tanti contesti, da quello della famiglia e della scuola a quello dei territori a quello dell'ormai vasto universo dei social che ha un vero e proprio contesto con una sua realtà molto di impatto sulle vite di tutti e di tutte. Sono tanti mesi che incalziamo il governo su questa problematica. Abbiamo più volte parlato di emergenza, Abbiamo più volte chiesto che vi fossero degli stati generali della salute mentale, abbiamo anche più volte chiesto che si operasse una riforma della scuola che potesse quantomeno mettere le basi per avere i presupposti che servono a provare ad affrontare questa nuova vastità di problemi. Spesso però si è sentito dire che la soluzione sarebbe quella di affiancare. Eh, verrebbe dire anche di giusto apporre alle dinamiche di contesto così come sono, senza modificare nulla, ad esempio nelle pratiche didattiche e nella relazione educativa, la figura dello psicologo. Naturalmente, lo psicologo svolge un ruolo importante. Nella presa in carico di disagio psichico e del malessere psicologico, specie nelle fasi acute ed emergenziali, come anche noi abbiamo spesso sottolineato, esiste infatti tra un estremo di povertà e vulnerabilità e un intervento psicologico. Eh, però tutto un ampio campo di intervento educativo, formativo e pedagogico che ha tradizionalmente sempre di più le competenze per prendere in carico i bisogni educativi dei bambini, dei giovani e di tutte le età della vita e noi di Alleanza Verdi e Sinistra riteniamo davvero importante provare a lavorare ed insistere affinché questo appunto campo di intervento educativo e e pedagogico possa essere ampliato e rafforzato. Questo perché il pedagogista prende in carico tutto questo vasto campo di bisogni educativi e formativi ed elabora progetti per strutture, servizi e interventi che offrono risposte di qualità e competenze. La società nel suo insieme ha dunque bisogno di queste figure per poter gestire la complessità e anche le costanti criticità emergenze della vita associata contemporanea che sono adeguatamente formate per svolgere la loro professione negli ambiti pubblici, nel terzo settore, nel privato socio-educativo in tanti contesti che anche tutti gli altri colleghi hanno citato che riguardano naturalmente i giovani e i bambini, ma riguardano le persone in formazione per tutto l'arco della vita, riguardano le disabilità, i migranti, le persone in stato eh, di quindi è giusto che il paese e la politica li riconoscano e quello che stiamo facendo con questo progetto di legge che diventerà legge fra poche ore è esattamente portare in campo un elemento di riconoscimento. Naturalmente questo riconoscimento, lo devo dire, deve essere affiancato non solo dalla formalità dell'istituzione di un Albo ma anche da politiche che offrano occasioni di lavoro che possano rendere stabile il Lavoro che oggi c'è in questi settori e anche che possano favorire un aumento degli stipendi. L'hanno detto anche prima di me alcuni altri colleghi: a tanta professionalità che anche quella necessaria per l'iscrizione all'albo spesso non corrisponde una adeguata eh, remunerazione, tanto che sono tantissimi coloro che abbandonano la professione di educatori. Eh, soprattutto eh, proprio perché eh, in tanti servizi del nostro welfare territoriale le retribuzioni che si trovano anche a causa di gare d'appalto sempre al massimo ribasso o comunque sempre impostate su risorse eh, molto ridotte eh, sono eh, per l'appunto salari e paghe eh, davvero troppo basse. Per cui oltre alla proposta di legge che discutiamo oggi è convinzione di Alleanza Verdi e Sinistra che sia eh, necessario lavorare per il futuro anche su politiche più generali del mercato del lavoro ma anche nello specifico del lavoro sociale ed educativo che possano eh, far crescere i salari, dal salario minimo all'ecocompenso, passando per appunto, una riforma anche delle gare d'appalto e delle forme di assegnazione di questi servizi. A ciò si aggiunge la necessità importante di dare risposte certe anche ai tanti e alle tante giovani che si laureano nelle lauree triennali e magistrali di area pedagogica ed educativa. Questi giovani, con tanta ansia, si chiedono ma troverò lavoro. Eppure una volta laureati sono proprio loro, coloro i quali si occupano e si preoccupano delle diverse fragilità e se ne prendono cura. Ragazzi BES, minori non accompagnati, migranti di prima o seconda generazione, ma anche spesso anziani. Spesso si tratta degli ultimi della società, di quelli che preoccupano le statistiche e su cui le risorse non bastano. Quante volte abbiamo sentito in quest'Aula dire che proprio su questi terreni, terreni della cosiddetta marginalità, sociale eh, bisogna intervenire perché eh, emergono eh, dissidi e problemi eh, molto gravi eppure nonostante questo spesso non c'è seguito né corrispondenza con le politiche del governo. Eh, la strutturazione in ordine e albi di queste professioni educative e degli educatori permetterà una riconoscibilità pubblica di queste importanti professionalità. E a ciò si aggiunga anche la necessità di affermare l'integrazione fra le diverse professioni e le relative eh, professionalità, anche nell'ottica, più volte citata anche oggi, di costruire una vera e propria comunità educante che possa farsi carico delle esigenze dei ragazzi e dei più giovani in tutto l'arco della loro eh, vita. Ogni professione importante offre un contributo specifico ai problemi della comunità e le soluzioni ai problemi comuni, sociali ed educativi si arricchiscono solo attraverso l'integrazione del sistema delle professioni e delle tante competenze che possono rendere il nostro mondo eh, migliore. I pedagogisti progettano, coordinano e costruiscono dei progetti formativi mirati ad accompagnare giorno dopo giorno la crescita dei bambini, specialmente nei servizi per l'infanzia e poi nella scuola dell'infanzia e nella scuola eh, primaria, eh, dei giovani e anche di tutte le altre età, prevenendo il disagio educativo e soprattutto eh, configurandosi come figure professionali indispensabili alla lotta contro la dispersione scolastica e universitaria, così come nei contesti formali e informali anche nell'attività ex. Sono figure che offrono consulenza e supervisione per monitorare la qualità degli interventi e prevenire situazioni di crisi e di affaticamento lavorativo. Eh, questi progetti educativi e pedagogici che andiamo a riconoscere sono guidati da una precisa intenzionalità educativa e formativa che vuole costruire contesti educativi per supportare l'apprendimento per tutta la vita attraverso la fiducia in sé, l'autostima, l'espressione di sé, la messa alla prova delle proprie competenze, abilità, risorse, la valorizzazione dell'identità delle persone grazie ad attività educative che creano le condizioni di copartecipazione e per l'incontro ludico, espressivo, di sviluppo del pensiero creativo e innovativo, di stimolo a strategie e di apprendimento metacognitivo, di autoconsapevolezza dei processi di pensiero degli studenti e delle studentesse, della capacità di sviluppare le competenze civiche e democratiche e di saper dialogare e imparare a convivere con gli altri. I nostri emendamenti che riproporremo in Aula, una parte è stato detto, sono stati approvati, l'altra invece sono stati bocciati, intervengono proprio sulla definizione dell'attività eh, pedagogica e del pedagogista e anche della professionalità dell'educatore e poi intervengono su alcuni punti che noi oggi qui abbiamo discusso a partire da quello dell'esame di Stato. Inoltre intervengono per provare a dare tutele maggiori a chi già oggi eh, svolge l'attività di pedagogista o di educatore nei nostri servizi pubblici. Chiudo semplicemente facendo un appello alla maggioranza perché stiamo discutendo una legge che probabilmente potrebbe essere approvata diciamo, con consonanza di intenti fra maggioranza e minoranza. Vi chiediamo semplicemente di rileggere con cura gli emendamenti che stiamo presentando perché appunto non sono pretestuosi né tantomeno scritti per essere bocciati, ma invece sono un contributo fattivo per la tutela di lavoratori e lavoratrici che non solo hanno un'alta probabilità, Professionalità, ma molto spesso hanno anche una bassa retribuzione. Per cui vi chiediamo, e questo diciamo, è l'appello finale, prima di tornare in aula per votare gli emendamenti, eh, di provare ad avere diciamo, anche uno sguardo libero dalla dinamica diciamo, politica di maggioranza e minoranza nel valutarli. Grazie. Grazie onorevole Piccolotti, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. A facoltà di replicare il relatore onorevole Gerolamo Cangiano. Prego onorevole. Rinuncia onorevole? Grazie onorevole. A facoltà di replicare la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dottoressa Giuseppina Castillo. Rinuncia, quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca ora la discussione dei progetti di legge di ratifica numero 912, 915, 916, 913 e abbinato, 914 e 974 e abbinata. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta del 24 maggio 2023. Passiamo dunque alla discussione della proposta di legge di ratifica già approvata dal Senato numero 912, ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica dominicana, con allegato fatto a Roma il 14 febbraio 2019. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà dunque di intervenire la relatrice onorevole Elisabetta Gardini. Prego deputata. Grazie, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, la proposta di legge in esame... Come ha ben detto il Presidente, è già stata approvata in prima lettura dal Senato lo scorso 21 febbraio. Rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese ed è finalizzata l'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi con la Repubblica Dominicana. Il testo in particolare è uno strumento normativo volto a favorire la pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive tra produttori italiani e dominicani. Consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'accordo di essere considerate la strega di opere nazionali dai rispettivi paesi. Allora, nel merito eh, del provvedimento, l'accordo che è, com è composto di 20 articoli e di un allegato. Eh, l'accordo stabilisce che le Coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'accordo appunto siano assimilate alle opere nazionali. Articolo 2 individua i benefici a cui le opere possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli. Articolo 3 Fissa le modalità di effettuazione delle riprese, articolo 4, e le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori, articolo 5, e considera la possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali, articolo 6. L'accordo disciplina altresì gli aspetti relativi alla comproprietà dei diritti di proprietà intellettuale, stabilisce la facilitazione alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativa attrezzatura di produzione dall'altra parte e fissa i termini per il saldo degli apporti da parte del coproduttore minoritario e per la distribuzione dei mercati e dei proventi. Eh, ci sono altri articoli che eh, disciplinano le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in paesi dove vige il contingentamento della commercializzazione, per la posizione delle diciture di identificazione delle opere, per la presentazione delle stesse ai festival internazionali, nonché per l'approvazione dei progetti di coproduzione. Ad una commissione mista viene poi affidato il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'accordo. Non mi dilungo in altri dettagli, forse già mi sono dilungata troppo, ma comunque concludendo, auspico una rapida approvazione del provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che l'Italia, dal 2016, partecipa al fondo Ibermedia, volto proprio a sostenere lo sviluppo di progetti di coproduzione cinematografica tra i paesi aderenti. Attivo dal novembre del 1997, il programma vede ad oggi la partecipazione di 23 Paesi, oltre all'Italia, quasi tutti i Paesi latinoamericani, il Portogallo e la Spagna. Grazie. Grazie, onorevole Gardini. A facoltà di intervenire il Governo con la sottosegretaria Castiello. Onorevole, rinuncia. È iscritto a parlare il deputato Andrea Di Giuseppe. Prego, onorevole. Grazie, presidente. Onorevoli colleghi, Governo. Il provvedimento 912 riguarda la ratifica tra l'Italia e la Repubblica Dominicana, eh, recante la possibilità di poter collaborare insieme per la coproduzione cinematografica. In particolare questo accordo rappresenta un elemento di collaborazione tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Direzione Generale del Cinema della Repubblica Dominicana. L'aspetto è molto rilevante, come riporta l'articolo 2 della presente convenzione, riguarda il fatto che le coproduzioni realizzate saranno considerate come opere nazionali in entrambe le parti, nonché per la realizzazione delle stesse sarà necessario avere il consenso di entrambi le autorità di entrambi gli Stati. Grazie a questo accordo, sarà possibile poter offrire ad un paese terzo le nostre eccellenze nel campo cinematografico. A mio avviso reputo questa convenzione un tassello molto importante per esportare la cultura cinematografica italiana nel mondo, una cultura che da cittadino residente negli Stati Uniti è stata ancora oggi ed è oggi un elemento di eccellenza e di orgoglio del programma del cinema mondiale. Il personale tecnico e artistico che potrà beneficiare di questa convenzione ci permetterà di diffondere quella parte dell'Italia, anche nella Repubblica Dominicana, e a sua volta permettere a uno Stato a migliaia di chilometri di distanza da noi di poter conoscere la bellezza cinematografica del nostro paese. Concludo che questa importante iniziativa possa essere solo linizio di altre rilevanti convenzioni a supporto del mondo cinematografico ed in generale dell'arte italiana nel mondo, quest'ultima ricordo a tutti profondamente colpita dalla pandemia. Grazie. Grazie onorevole Di Giuseppe, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. A facoltà di replicare la relatrice deputata Elisabetta Gardini. Rinuncia. A facoltà di replicare la sottosegretaria dottoressa Giuseppina Castello, rinuncia al seguito del dibattito e rinviato ad altra seduta. Passiamo alla discussione della proposta di legge di ratifica, già approvata dal Senato numero 915, ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il governo della Repubblica italiana e il governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto alla pazza il 3 marzo del 2010. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la commissione affari esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. Pertanto, a facoltà di intervenire la relatrice, deputata Elisabetta Gardini. Prego, onorevole. Grazie presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Come ha ben detto Presidente, la proposta in esame è già stata approvata dal Senato e ripropone in modo pressoché identico il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della diciottesima legislatura. Il testo oggi al nostro esame differisce rispetto a quel testo limitatamente all'articolo 3 del disegno di legge in quanto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è provveduto ad aggiornare la copertura finanziaria relativa all'attuazione di talune norme dell'accordo. L'intesa, ricordo, sostituisce il precedente accordo culturale firmato il 31 gennaio 1953, nonché l'accordo scientifico sottoscritto nel giugno 2002, ma non ratificato. In particolare, l'accordo esplicita l'impegno delle parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. Eh, I dettagli magari li potrete trovare nella, nella relazione che comunque, eh, mh, se eh, il Presidente è d'accordo, eh, potrò eh, depositare. E eh, concludo, quindi non entrando nei, nei dettagli, ma concludo auspicando una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica che fornisce un quadro giuridico e una base finanziaria necessari per lo sviluppo delle relazioni tra Italia e Bolivia. Contribuisce allo sviluppo del Paese latinoamericano, accresce i legami di amicizia già esistenti e migliora il quadro complessivo delle relazioni bilaterali. La ringrazio. Grazie Onorevole Gardini, ovviamente autorizzata al, al deposito della relazione, che la ringrazio anche per questo. A facoltà di intervenire la Sottosegretaria Dottoressa Giuseppina Castiello. Rinuncia è iscritto a parlare il Deputato Andrea Di Giuseppe. Prego Onorevole. Grazie Presidente. Eh, il disegno di legge in esame riguarda la ratifica dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica del 2010 tra Italia e Bolivia. Va detto che tale accordo in esame, destinato a sostituire un precedente intesa del settore risalente al 1953, si propone di fornire un quadro giuridico e una base finanziaria necessaria allo sviluppo dei rapporti tra Italia e Bolivia negli importanti settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare e intensificare ulteriormente i legami di amicizia già esistenti e di migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali. Si potranno in particolare implementare nuove forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico e tecnologico dello sport e dei diritti umani e dare ulteriore stimolo a quelle esistenti come ad esempio nel settore della collaborazione eh, interuniversitaria. A mio avviso eh, riscontro una relativa importanza l'articolo 4 del presente accordo, con il quale si prevede la possibilità per le parti di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate nell'accordo, nonché di promuovere progetti multilaterali nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza e alla tecnologia. Valtri si è aggiunto che ulteriori ambiti di rilevanza presenti all'interno dell'accordo eh, riguardano collaborazioni in relazione al settore dello sport e della gioventù, ai campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e a quello delle pari opportunità delle tutela delle minoranze. Tale importante accordo testimonia, come in precedenza, la ferma volontà del governo italiano di rivestire un importante ruolo internazionale attraverso la cooperazione più sistemica ed eterogenea che sappia spaziare dalla cultura all'economia. Grazie. Grazie onorevole Di Giuseppe. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. A facoltà di replicare la relatrice deputata Elisabetta Gardini. Rinuncia a facoltà di replicare la sottosegretaria dottoressa Castiello rinuncia il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta. Grazie. Passiamo alla discussione della proposta di legge di ratifica già approvata dal Senato numero 916 adesione al protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali. Fatto ad Utrecht il 16 novembre 2009. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore onorevole Simone Billi. Prego, onorevole. Oh, grazie presidente, grazie sottosegretario Castiello. Auspico una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica. Ricordo che la Carta europea dell'autonomia locale appare pienamente in linea con le prescrizioni dell'articolo 5 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica, nel riconoscere e promuovere le autonomie locali, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Ricordo che rappresenta il culmine di oltre 20 anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali. In definitiva serve per aumentare e facilitare la partecipazione democratica a livello locale. Presidente, consegno la relazione. Grazie mille. Grazie onorevole Billi è chiaramente autorizzato e la ringrazio per questo a depositare la relazione. A facoltà di intervenire la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dottoressa Castiello. Rinuncia e è iscritta a parlare la deputata Elisabetta Gardini. Prego onorevole. Grazie Presidente, sarò molto breve perché in questo contesto odierno voglio soltanto esprimere così il giudizio estremamente positivo rispetto a questa a questo eh, protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali. Eh, come ha detto bene il relatore, si tratta di un rafforzamento eh, della vita democratica rispetto agli enti locali, rispetto al diritto di tutti i cittadini di partecipare in qualità di elettori o di candidati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, eh, soltanto per esprimere un parere positivo su quanto è stato fatto e stiamo facendo. Grazie Onorevole Gardini. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. A facoltà di replicare il relatore Onorevole Simone Billi. Rinuncia, a facoltà di replicare la sottosegretaria Castiello. Rinuncia anche lei, il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta. Passiamo alla discussione della proposta di legge di ratifica già approvata dal Senato numero 913, ratifica ed esecuzione del protocollo emendativo dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci firmato il 7 agosto 1999 e fatto a Gerevan il 31 luglio 2018 e dell'abbinato disegno di legge 964. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente a facoltà di intervenire il relatore deputato onorevole Dimitri Coin. Prego onorevole. Grazie Presidente. Come appena detto la proposta di legge in esame è già stata approvata in prima lettura al Senato lo scorso 21 febbraio ed il suo contenuto è identico a quello di un disegno di legge di iniziativa governativa presentato l'8 marzo. La relazione al disegno di legge chiarisce che la modifica al testo dell'accordo era stata richiesta espressamente da parte italiana durante una riunione di una commissione di ministra tenutasi a Yerevan nell'ottobre del 2015, al fine di assicurare una maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parti veicolari costituiti anche da veicoli trainanti. Nell'auspicare una rapida approvazione del bisogno di legge di ratifica segnalo che nel 2022 l'interscambio commerciale tra Armenia e Italia ha superato i 314 milioni di euro e, peraltro, verso l'Armenia è uno dei Paesi coinvolti nella politica dell'Unione Europea a favore del partenariato orientale avviato nel 2009 in occasione del Vertice di Praga, con l'obiettivo di rafforzare la dimensione orientale della politica europea di vicinato. Oltre a essere uno dei principali partner commerciali del Paese, nel 2022 l'Unione Europea ha mobilitato 3,6 milioni di euro in assistenza umanitaria per far fronte alle conseguenze del conflitto con l'Azerbaigian ed il 20 febbraio 23 ha avviato una missione civile eh, EUMA composta da 100 persone con l'obiettivo di contribuire alla stabilità della, delle zone di frontiera e creare un clima di fiducia e consentire l'organizzazione delle relazioni tra Yerevan e Baku. Senza dilungarmi oltre eh, con la relazione la consegno nella sua integrità più tardi. Grazie. Grazie onorevole Coin, ovviamente è autorizzato di questo lo ringrazio al deposito della relazione. Ha facoltà di intervenire la sottosegretaria dottoressa Castiello. Prego onorevole rinuncia. è iscritta a parlare la deputata Elisabetta Gardini. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, eh, solo per esprimere soddisfazione per questa ratifica ed esecuzione del protocollo emendativo dell'accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci. L'abbiamo aspettato da qualche anno che l'aspettiamo eh, perché è stato firmato il 7 agosto del 1999, come ricordava il relatore fatto a Yerevan il 31 luglio del 2018 e quindi salutiamo con favore questi emendamenti che hanno proprio l'intenzione di facilitare, regolare e aumentare quella che è l'efficienza del trasporto stradale internazionale di passeggeri e di merci e quindi il nostro, eh, ci, ci, ci complimentiamo che finalmente si arriva alla ratifica. La ringrazio. Grazie onorevole Gardini. A non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. A facoltà di replicare il relatore onorevole Dimitri Coin. Rinuncia, facoltà di replicare la sottosegretaria dottoressa Castiello che rinuncia, quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Passiamo adesso alla discussione della proposta di legge di ratifica già approvata dal Senato numero 900. 14 ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni: Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori numero 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981 e relativo protocollo fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro numero 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore onorevole Alessandro Battilocchio. Prego onorevole. Grazie Presidente. Brevemente la proposta di legge in esame rega l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione di due eh, convenzioni, la 155 dell'81 e la 187 del 2006 di cui una con annesso o apposito o protocollo quindi ecco provvedimenti che si inseriscono nell'ambito dell'azione dell'organizzazione internazionale del lavoro. Un provvedimento che è stato già approvato dal Senato il 21 febbraio scorso quindi ecco nel consegnare la relazione auspico una rapida approvazione di questi provvedimenti che si inseriscono nel, in un percorso internazionale, ripeto, sotto l'egida dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Grazie. Grazie onorevole Battilocchio. È ovviamente autorizzato al rilascio della relazione, la ringrazio per questo. A facoltà di intervenire la sottosegretaria Castillo. Rinuncia e è scritta a parlare la deputata Elisabetta Gardini. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e rappresentante del Governo. Eh, solo per dire che questo è un tema straordinariamente sensibile che sta a cuore a tutti noi, perché l'obiettivo eh, di questa convenzione è proprio contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie malattie professionali e a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Il tema della sicurezza sul lavoro anche questo mi preme sottolinearlo è tra le priorità di questa maggioranza e di questo governo, tant'è che questo tema era già presente nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ottobre dello scorso anno. Quindi salutiamo davvero con favore questa ratifica e l'esecuzione delle due convenzioni, la convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e la convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Grazie. Grazie onorevole Gardini, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. A facoltà di replicare il relatore onorevole Alessandro Battilocchio. Rinuncia. Facoltà di replicare la sottosegretaria Castiello. Rinuncia. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Passiamo alla discussione del disegno di legge di ratifica numero 974, ratifica ed esecuzione del protocollo emendativo dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con allegato del 5 marzo 2008 fatto a Roma il 27 settembre 2019. E 21 e dell'abbinata proposta di legge numero 853. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e avverto che la commissione affari esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire la relatrice onorevole Elisabetta Gardini. Prego, onorevole. Grazie, signor presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo. In premessa segnalo anch'io che il disegno di legge in esame, di iniziativa del governo e adottato come testo base, ha un contenuto identico alla binata proposta di legge di iniziativa parlamentare a prima firma Formentini, fatta eccezione per l'articolo 3. Tale accordo, fin dalla sua originaria stipulazione nel 1987, ha consentito una pacifica convivenza nel servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate e ha inoltre costituito la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI Radio Televisione Italiana e la San Marino RTV. Il protocollo emendativo in esame, oltre a prolungare al 2026 la vigenza dell'accordo di collaborazione, prevede alcuni impegni rilevanti per i due paesi. Eh, sul fronte sammarinese si stabilisce la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi, la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte dell'impegno da parte italiana alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV. Eh, sono molti gli impegni che vengono declinati, chiedo eh, nuovamente al Presidente di poterli depositare con la relazione, vedo dal suo cenno del capo che mi è consentita questa facoltà, e quindi concludo ricordando come i rapporti di amicizia tra Italia e San Marino abbiano in passato permesso una proficua collaborazione tra i concessionari del servizio pubblico italiano e sammarinese. E auspico quindi che questa collaborazione bilaterale prosegua negli anni e, e, e si realizzi anche in un settore strategico come quello radio-televisivo. La ringrazio. Grazie onorevole Gardini. Ovviamente autorizzata al deposito della relazione la ringrazio anche per questo. A facoltà di intervenire la sottosegretaria Castiello. Rinuncia iscritto a parlare il deputato Andrea Di Giuseppe. Prego onorevole. Grazie Presidente. Eh, il disegno di legge governativo 974, abbinato con la proposta di legge parlamentare dei deputati Formentini ed altri 853, da cui differisce nell'articolo 3, apporta una serie di emendamenti all'accordo di collaborazione in, maniera, in, in materia radiotelevisiva tra Italia e Repubblica di San Marino del 5 marzo 2008, ma è entrato in vigore il 7 dicembre del 2015. Nell'ambito delle amichevoli relazioni fra i due Stati, l'accordo contiene l'impegno per il nostro paese a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano, al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano. Valtteri si è aggiunto che le relazioni tra Italia e San Marino hanno permesso in passato di costituire una base importante per il rafforzamento della cooperazione tra i due enti concessionari del servizio pubblico, RAI, Radio Televisione Italiana, e la San Marino RTV. Reputo l'amicizia e la cooperazione col Governo di San Marino un elemento importante per l'agenda politica del nostro Paese, nonché strategica, per poter avviare con un sistema politico e giuridico Differente dal nostro, vorrei ricordare che San Marino ha la common law, un, eh, un accordo sempre più stretto. Grazie Presidente. Grazie Onorevole Di Giuseppe. È scritto a parlare l'Onorevole Simone Billi. Prego Onorevole. Oh, grazie Presidente, eh, Sottosegretaria. Eh, io volevo ricordare che questo provvedimento di legge nasce da un'iniziativa legislativa assunta dalla Lega. Una proposta di legge presentata dall'onorevole Formentini, che ringrazio, avente ad oggetto lo stesso contenuto di un disegno di legge della scorsa legislatura, l'atto Camera 3417, che era stato approvato nel corso della seduta del 22 marzo 2022 dalla Commissione Affari Esteri e Comunitari del nostro ramo del Parlamento. Durante la fase dell'iter della proposta di legge svoltasi in commissione, il Governo ha chiesto ed ottenuto l'abbinamento di un proprio analogo provvedimento, che poi è stato adottato come testo base. Pertanto, auspico che questa collaborazione bilaterale possa proseguire, come ha già detto anche la relatrice, l'onorevole Gardini. Ringrazio, eh, ringrazio ancora. Grazie, onorevole Billi. Non vi sono altri iscritti a parlare pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. A facoltà di replicare la relatrice Onorevole Elisabetta Gardini. Rinuncia, a facoltà di replicare la sottosegretaria Castiello che rinuncia in seguito del dibattito e rinviato ad altra seduta. Sospendiamo a questo punto, prima di passare alle mozioni, sospendiamo la seduta che riprenderà alle 14.25 per lo svolgimento delle ulteriori discussioni generali scritte all'ordine del giorno. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa, comunico che i sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 62, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato a resoconto stenografico della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Caso ed altri numero 1.139 concernente iniziative volte al superamento delle criticità relative al fenomeno del carrofitti per gli studenti fuori sede. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nell'allegato A al resoconto della seduta del 24 maggio 2023. Avverto che è stata presentata la mozione Manzi ed altri numero 1.147 che. Vertendo su materia analoga a quella trattata dalla mozione all'ordine del giorno verrà svolta congiuntamente. Il relativo a testo è in distribuzione. Dichiaro a questo punto aperta la discussione sulle linee generali. È iscritta a parlare la deputata Anna Laura Orrico che illustrerà la mozione anche la mozione 1.139 di cui è cofirmataria. Prego onorevole. Grazie presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, la mozione del Movimento 5 Stelle a prima firma del collega Caso che oggi vi illustrerò mai come in questo momento storico nel nostro paese è pertinente, poiché l'accesso al diritto allo studio, riferito in particolar modo ai livelli più alti dell'istruzione, è fortemente compromesso da una serie di fattori contingenti, sui quali è assolutamente necessario intervenire in modo da consentire, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, la possibilità di formarsi, per come previsto dall'articolo 34 della nostra Costituzione, che recita testualmente I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Purtroppo, infatti, le famiglie italiane non riescono sempre più frequentemente a sostenere i costi per supportare adeguatamente le legittime ambizioni dei propri figli. E la protesta che in queste ultime settimane ha animato e giustamente agitato i tantissimi studenti fuori sede delle nostre principali città universitarie sulla piaga del caro affitti è solo uno degli indici di problematicità della vicenda. Difatti, la disponibilità di risorse finanziarie è divenuto un fattore determinante nell'accesso all'istruzione superiore e universitaria. In Italia, soltanto il 20% della popolazione tra i 25 e i 64 anni è in possesso di una laurea e soltanto il 62,7% è in possesso di un diploma, mentre in Europa, giusto per confrontarsi con parametri di riferimento più ampi, la media è, secondo dati Istat del 2021 rispettivamente del 33,4% e del 79,3%. In sostanza l'Italia ha il tasso di laureati tra i 25 e i 34 anni fra i più bassi del continente. Ma il report sui livelli di istruzione dell'Istat evidenzia anche un sensibile divario territoriale nei livelli di istruzione che pregiudica soprattutto il meridione. Basti pensare che a sud il 38,5% degli adulti ha il diploma di scuola secondaria superiore e soltanto il 16,2% ha conseguito una laurea, mentre al centro-nord circa il 45% è diplomato e oltre oltre il 20% è laureato, il 21,3% al nord e il 24,2% al centro. Inoltre, a rendere ancora più gravoso il quadro, non si può certo nascondere il dato secondo cui la formazione universitaria pubblica in Italia abbia dei costi molto elevati, ovvero 1628 euro ogni anno di tasse, con le dovute differenze in base ai corsi di studio e all'ISEE familiare, che si rivelano essere purtroppo superiori alla media europea e alle voci appena menzionate sono state escluse dal conteggio delle spese ad esempio gli affitti i pasti e i trasporti che come potrete immaginare fanno lievitare l'impegno economico pertanto a limitare il numero di studenti e soprattutto la difficoltà economica nel sostenere un percorso di studio lungo e che prevede moltissime spese i finanziamenti sono insufficienti a coprire il reale fabbisogno delle borse di studio, i corsi per il materiale didattico da acquistare per i vari corsi di studio e ancor più grave la disomogeneità dei livelli di offerta dei servizi per il diritto allo studio tra le aree del paese e spesso anche all'interno delle medesime regioni, mettono a rischio la garanzia del diritto allo studio. A ciò si aggiunge la questione degli affitti, che, come è noto, hanno raggiunto ormai costi proibitivi, rendendo di fatto l'accesso all'istruzione universitaria sempre più un privilegio di classe, anziché un diritto costituzionalmente garantito e rappresentando, fra l'altro, un fondamentale tassello della più generale emergenza abitativa in Italia. Innanzitutto quindi bisogna agire per reperire le necessarie ulteriori risorse per incrementare adeguatamente il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di soddisfare le legittime aspettative degli idonei, sia di scongiurare il rischio della perdita delle risorse previste dal PNRR. Si registrano infatti di continuo ritardi nell'erogazione delle borse di studio e sono migliaia gli studenti e le studentesse in grave difficoltà economica, che in tutta Italia stanno attendendo da mesi. Attualmente, solo il 12% degli studenti italiani beneficia di una borsa di studio rispetto al 25% della media europea. Per l'università, in Italia, ricordiamolo, si investe appena lo 0,6% della spesa pubblica. In Europa, ai noi la situazione è ben diversa, sia in termini di modalità di erogazione degli aiuti statali, borse di studio e prestiti scolastici, sia in termini di percentuali di borse di studio erogate, in media circa il 30 con eccezioni ad esempio come Malta, dove c'è un 95 per cento, la Danimarca con il 92 per cento e la Svezia con l'88 per cento. E poi ovviamente bisognerebbe intervenire sulla questione della disponibilità di alloggi e residenze per gli studenti, soprattutto quelli fuori sede. Secondo i dati Svimez, fra l'altro, circa il 25% di quelli meridionali studia nelle università del centro nord. In numeri assoluti parliamo di circa 180.000 ragazzi poiché il diritto allo studio non può sottostare a logiche di mercato. Secondo il rapporto immobiliare 2022, infatti stilato in base ai contratti di locazione, la variazione del canone annuo complessivo dei contratti agevolati per studenti è salito del 23% tra il 2019 e il 2021 e del 35,5% tra il 2020 e il 2021. D'altronde, il Movimento 5 Stelle aveva finanziato il Fondo annuale per la copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede ma questo Governo, così come è avvenuto con il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, non sono stati rifinanziati con l'ultima legge di bilancio del dicembre 2022. Ecco perché appare necessario incrementare la disponibilità degli alloggi per gli studenti fuori sede anche mediante interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici esistenti, all'esito di una complessiva ricognizione del patrimonio immobiliare in disuso o dismesso appartenente a enti e istituzioni pubbliche, al fine di migliorare l'offerta di edilizia universitaria destinata ad esigenze abitative temporanee per ragioni di studio. Perché poi non invertiremo? il trend e provare a realizzare programmi di rigenerazione urbana coinvolgendo le università nella coprogettazione degli spazi pubblici e degli edifici in modo da individuare soluzioni progettuali innovative, realizzare contesti urbani inclusivi e infrastrutture materiali e digitali in grado di rispondere alle effettive esigenze dei cittadini e degli studenti in linea ad esempio con il modello delle smart city vorremmo capire inoltre l'effettivo utilizzo e in che tempistica dei 660 milioni del PNRR annunciati propagandisticamente dalla maggioranza sul tema dei nuovi alloggi per studenti e di fatto rimasti lettera morta per l'ennesimo pasticcio di cui questo governo si è reso protagonista ed anche qui c'è un aspetto preoccupante perché non vorremmo che queste risorse andassero per la maggior parte a vantaggio di soggetti privati contraddicendo lo spirito del piano nazionale di ripresa e resilienza che mira a interventi duraturi e pubblici. Anche su questo versante infine è utile raffrontarsi con altri paesi europei. Esistono per esempio programmi statali di sostegno alle famiglie per abbassare o azzerare i costi collaterali, affitti, trasporti, pasti. In Francia ad esempio esiste la CAF, un organismo pubblico che permette di contenere i costi di affitto di una casa e si rivolge sia agli studenti francesi e stranieri, sia famiglie numerose, persone anziane o con disabilità. Di fronte a uno scenario simile che disegna anche un orizzonte in cui le nostre competenze come Paese diminuiscono in termini di qualità e quantità a discapito della nostra competitività a livello internazionale, diviene indispensabile operare delle scelte strategiche e auspichiamo che siano strutturali di sostegno e di supporto verso chi ha voglia e capacità di portare a termine il proprio ciclo di studi specializzandosi e verticalizzando le proprie conoscenze perché investire nel sapere significa investire non solo nelle giovani generazioni ma nel futuro del Paese. Nella nostra mozione abbiamo inserito una serie di impegni alcuni eh, dei quali li ho già eh, illustrati e così come abbiamo fatto durante il question time di qualche settimana fa posto alla Ministra eh, Bernini abbiamo ad esempio eh, chiesto e chiediamo che venga immediatamente istituito un tavolo interministeriale che coinvolga le associazioni studentesche che sono le vere protagoniste ovviamente della raccolta del disagio che vivono i nostri eh, studenti. Chiediamo di rifinanziare immediatamente il fondo per le spese di locazione dei fuorisede e di adottare, come dicevo prima, delle misure che siano anche strutturali di contenimento dei canoni di locazione. Altre misure le illustreranno. I colleghi che mi seguiranno, la, la collega Raffa che interverrà successivamente, ci auguriamo che il governo voglia accogliere le nostre proposte affinché il diritto di studio non si trasformi nell'ennesimo privilegio nel nostro Paese. Grazie. Grazie Iscritta a parlare la deputata Irene Manzi che illustrerà anche la sua mozione numero 1.147. Prego onorevole. La ringrazio signor Presidente. Vorrei iniziare colleghi e colleghe eh, questo mio intervento con parole non mie, ma con eh, le parole di Mattia, uno studente universitario della mia stessa regione, Le, le Marche, che eh, poche settimane fa come tanti ragazzi e ragazze in Italia, ha eh, montato una tenda davanti alle università e lo ha fatto per sollecitare l'attenzione eh, del governo, delle istituzioni intorno a un tema importante ed urgente che è quello del diritto allo studio, del caro affitti in questo caso, ma più in generale del diritto allo studio. Diritto alla casa è diritto allo studio. Studiare non può essere soltanto un privilegio di pochi, è una discriminazione sociale inattività accettabile per tutte quelle persone e quelle famiglie, soprattutto che già fanno tanti sacrifici per arrivare a fine mese, e sono doppiamente colpite da costi spropositati. Gli scarichi a barile non servono a nulla, molto è già stato fatto, troppo è ancora da fare. Ora è il momento di dare una risposta politica concreta per questa condizione. Le parole di Mattia e quelle dei suoi colleghi e delle sue colleghe eh, ci riportano quindi a questo tema. Un tema che non, non nasce oggi, tra l'altro, ma che riguarda tra l'altro una situazione più generale e complessa, come quella dell'emergenza abitativa nel, nel nostro Paese. E' è un tema che mi suscita anche una riflessione collaterale, diciamo, che eh, riguarda Да. il modo in cui spesso ci troviamo a dover affrontare temi che è l'attualità a portare in in quest'aula. Sarebbe positivo in questo senso se riuscissimo ogni tanto ad anticiparli, a prevenire in questo caso quelle che sono le difficoltà, il compito della politica, prevenire eh, mh, intervenire su quelle che sono le difficoltà e le emergenze che molto spesso ci troviamo ad affrontare, che in questo caso riguardano un principio di un diritto fondamentale l'universalità del diritto all'istruzione che l'articolo 34 della nostra Costituzione riconosce, eh, riconoscendo tra l'altro ai capaci, ai meritevoli, anche se privi di mezzi, di poter ottenere quegli strumenti, quelle misure che eh, devono essere in grado appunto di rendere effettivo questo diritto, di rendere effettivo un principio di eguaglianza. Eh, formale e sostanziale in, in, questo, in questo caso. e Mi auguro quindi che la discussione che oggi e nei prossimi giorni si aprirà in quest'Aula sul contenuto di queste emozioni sia davvero un'opportunità per tutti noi per ehm, ragionare insieme su quelle che possono essere le misure più adatte per rendere effettivo quello che è il diritto allo studio. Perché ci sono, lo ricordava anche la collega Enrico Orrigo, dei dati incontrovertibili purtroppo con cui ci troviamo a fare i conti eh, ogni giorno e che le proteste con quel strumento pacifico ma molto potente nel, nel modo in cui è stato comunicato quello della, quello della tenda in, in questo caso eh, ci riporta alla mente una cosa e pone un, un, un principio importante, il fatto che eh, quell'emergenza legata agli affitti, legata all'emergenza abitativa discrimina di fatto, testimonia una discriminazione nei confronti di una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata spesso per ragioni economiche, ma non solo a mantenersi agli studi. L'alloggio rappresenta il bisogno più importante per gli studenti che studiano in una sede diversa da quella della propria città di residenza e che però può impedire, se non viene assicurato in maniera efficace, l'accesso all'istruzione di fasce significative della popolazione, perché incide sulla scelta dei percorsi universitari che gli studenti si trovano a dover fare, sul luogo soprattutto in cui andare a fare queste scelte sulla possibilità di rimanere a vivere nella città in cui si studia oppure se dover scegliere di essere pendolare e queste scelte non sono scelte da poco le responsabilità che si legano come eh, istituzioni alle scelte, alla vita quotidiana di, di quei ragazzi e di quelle ragazze non sono scelte appunto di poco conto. E ci sono alcuni dati che vale la pena citare: sono poco più di 40.000 i posti letto nelle residenze universitarie, in grado di soddisfare solo il 5% di quella che è la domanda rispetto a un 18% invece che viene assicurato in media negli altri paesi europei. E a questi dati percentuali si lega tra l'altro un ritardo nei tempi di pubblicazione dei bandi, di pubblicazione delle graduatorie, nell'assegnazione tra l'altro spesso effettiva dei posti letto che gli studenti possono avere a disposizione magari quando l'anno accademico è già iniziato e quindi quando certe scelte sono state compiute. Tra l'altro spesso non potendo accedere agli alloggi pubblici o a sistemi convenzionati si deve ricorrere agli affitti privati in condizioni, sono i racconti anche che in questi giorni abbiamo spesso ascoltato, in condizioni disagiate o precarie. E quindi c'è la necessità che in queste aule che da parte del Governo tra l'altro si affronti questo tema, non siamo all'anno zero, lo sappiamo. Ci sono state delle misure importanti che sono state introdotte, penso all'anno taxaria. È stata introdotta nella legge di bilancio per il 2017, che ha previsto tra l'altro l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie di una percentuale significativa di studenti. Con un effetto, tra l'altro, che negli anni ha continuato a produrre degli effetti eh, positivi. C'è stato un incremento di quelle che sono le risorse che sono state stanziate dalle leggi di bilancio del 2020, del 2021, per eh, le borse di studio, per il finanziamento delle borse di studio e che eh, hanno... In, eh, si sono inserite positivamente, influito positivamente tra l'altro su quello che è il tema degli eh, idonei senza borsa, andando a ridurre anche grazie alle percentuali di revisione appunto di cofinanziamento di quel Fondo integrativo statale sulla eh, compartecipazione statale e regionale. Però queste misure da sole non bastano. Non bastano perché anche i 250 milioni per il 2024 e i 250 milioni per il 2025 inseriti in legge di bilancio, sono stati inseriti solo per queste due annualità e non sono stabilizzati rispetto al fondo mh, per il diritto allo studio ed è fondamentale che quegli incrementi si stabilizzino perché altrimenti ovviamente anche eh, l'assenza la, di, di fondi eh, costanti in questo caso e permanenti ovviamente non consente una politica di diritto allo studio di lungo e efficace periodo, ma non soltanto c'è un tema appunto più in generale di dati Oxe che riguardano proprio le spese di investimento dei paesi europei nell'istruzione. Nella media, i paesi europei investono il 4,9% del PIL, di cui l'1,5% in istruzione universitaria. L'Italia si attesta ben al di sotto di questo livello, con una spesa complessiva del 3,9%, di cui appunto solo lo 0,9% è destinato all'istruzione universitaria. Insomma, c'è la necessità di misurare. Concrete e non di propaganda. Servono interventi decisi e mirati, non provocazioni come quelle appunto in campagna elettorale eh, sentite poche settimane fa da parte del Ministro Valditara contro le amministrazioni a guida centro-sinistra guidate appunto dal centro-sinistra. Eh, non servono azioni come quella dell'emendamento presentato dal governo al decreto pubblica amministrazione che avrebbe dovuto, secondo la propaganda, sbloccare quegli interventi. Pari relativi ai 660 milioni di euro previsti appunto per le residenze universitarie e per i posti letto, emendamento poi ritirato dal Governo su cui stiamo ancora aspettando in realtà informazioni e notizie. Servono appunto... Interventi strutturali a cominciare ovviamente dal PNRR, dalle risorse che sono state eh, stanziate per, per questo, dai 960 milioni che sono stati stanziati proprio per far fronte al tema della, eh, della, 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 dei posti letto e delle residenze universitarie. Purtroppo su questo però i dati non sono incoraggianti perché assistiamo a fino ad ora sono stati assicurati soltanto 7500 posti letto, mentre manca. Ancora gran parte eh, del, degli interventi e soltanto con il decreto del settembre scorso, un decreto legge, si sono, stati, sono stati dirottati quei 660 milioni su eh, posti letto in realtà già esistenti. Perché l'obiettivo da centrare, l'obiettivo che il PNRR si pone davanti è quello di eh, passare dalle attuali appunto 40.000 posti letto a 100.000 posti letto per far fronte a quelli che sono i bisogni della popolazione studentesca. E proprio su questo intervento noi cerchiamo e attendiamo risposte e vogliamo confronto da parte del governo. Lo abbiamo ricordato in apertura di questa seduta, quanto sia importante e fondamentale l'urgenza di avere chiarezza rispetto ai temi legati al PNRR, ancora di più nel settore dell'istruzione e dell'università. Lo ribadiamo appunto anche rispetto a, eh, a questo, perché siamo preoccupati della mancanza di condivisione e di informazioni, soprattutto rispetto a quei posti letto appunto, a cui sono stati destinati 160 milioni. Cosa accadrà dopo il 2026 quando terminerà appunto il, la vigenza del, del PNRR? Quei posti letto che fanno anche capo appunto. Al, ehm, ai privati, saranno concessi ancora il regime di affitto agevolato agli studenti, sarà effettivamente garantito il diritto allo studio anche nei periodi successivi a quelli del, del piano. Eh, C'è una riflessione che penso sia importante condividere insieme in quest'Aula quando si parla di diritto allo studio e di diritto alla abitazione. L'investimento nel servizio abitativo a favore degli studenti trova la sua ragione d'essere non solo nel soddisfare una domanda che tra l'altro spesso, come ho ricordato poco fa, è in evasa, ma su motivazioni più complesse, più profonde. Le residenze universitarie rendono possibile la mobilità per studio degli studenti in condizioni disagiate, proprio perché riducono significativamente per loro e per le loro famiglie quelle che sono le spese di mantenimento. Favoriscono l'acquisizione di un'indipendenza e di un'autonomia indispensabili nel processo di maturazione e crescita degli studenti. Quello che ha un valore aggiunto dell'abitare in residenza è comunità che si crea, una comunità composta da persone spesso di origine e cultura differenti, in cui però c'è scambio, supporto reciproco nello studio e nella vita fuori sede. Ed ecco perché questo, assicurare questo tipo di diritto è importante e fondamentale. Abbiamo parlato di PNRR, ma la nostra mozione non si concentra soltanto su questo, chiede anche delle risposte significative su altri temi, sul finanziamento per un importo molto più ampio e significativo. Di di quello che è attualmente riconosciuto del fondo per gli affitti agli studenti fuori sede, per cui abbiamo presentato anche un emendamento al decreto legge 51 che è all'esame delle commissioni competenti. E oltre... A questo chiediamo anche noi che sia istituito un tavolo permanente eh, presso i ministeri delle università e della ricerca con il coinvolgimento appunto, degli altri ministeri competenti, della conferenza dei rettori, delle rappresentanze studentesche in particolar modo, per avere e per affrontare nel suo complesso quello che è il tema del diritto allo studio. Eh, è importante tra l'altro anche che gli studenti possano conoscere pienamente quello che gli studenti prima ancora di compiere la scelta. Del loro percorso universitario, quelle che sono le opportunità che il regime della nota tax area riconosce loro. Spesso lo sanno solo nel momento in cui vanno ad iscriversi all'università, quando una scelta quasi è già compiuta. È importante proprio perché. Un, motivazioni anche di ordine economico possono influire sulle decisioni che eh, loro e le loro famiglie andranno a prendere, che queste informazioni siano rese prima e siano diffuse in questo caso prima. Eh, ci sono temi di diritto allo studio, tra l'altro, che non riguardano soltanto le risorse finanziarie, riguardano ad esempio la possibilità di garantire un'informazione esaustiva, aggiornata, facilmente riperibile sulle opportunità riconosciute agli studenti in tema di diritto allo studio, di far convergere quelli che sono i basi bandi locali in un unico bando e per term con termini validi tra l'altro per tutto il territorio nazionale con, una, ehm, con eh, una efficacia e una possibilità appunto di interventi pratici, concreti che vengano incontro alle esigenze degli studenti garantendo per esempio a tutti gli studenti idonei anche per quella percentuale per quei 3.000 studenti che ancora non lo hanno il diritto appunto che sono idonei il diritto a ricevere la borsa di studio. Sono proposte appunto che si intrecciano, che riguardano quello che è il welfare studentesco, che è destinato a tutte le tipologie della formazione universitaria affinché lo studente possa davvero crescere e seguire quello che è un percorso formativo in condizioni reali di benessere, in condizioni per se stesso e per la comunità in cui egli si trova a, a vivere. Eh, il tema che queste emozioni ci troveremo ad affrontare appunto in quest'Aula è urgente, è importante. Quegli studenti e quei ragazzi e quelle ragazze che sono là fuori, che nei giorni scorsi hanno protestato e che attendono delle risposte da parte della politica, da parte delle istituzioni, non, non ci fanno sconti in questo momento e penso che non dobbiamo farli neanche noi, a noi stessi, ovviamente. Eh, vorremmo quindi che il Governo su questi temi fosse di davvero disponibile ed operativo ad aprire un confronto aperto con le forze politiche, con le rappresentanze studentesche, con le istituzioni universitarie. Perché quanto accaduto poche settimane fa non può, al di là delle battute che abbiamo ascoltato purtroppo eh, sbagliate e eh, inopportune rispetto a quelle forme di protesta. Perché rispetto a quello non è possibile in questo caso restare indifferenti. Quella protesta civile ci richiama a tutti quanti alle nostre responsabilità. Ci richiama a fare presto, a fare bene e soprattutto ad essere concreti ed efficaci nelle misure che vorremmo mettere a terra. Perché i ragazzi e le ragazze davanti a, a quelle università non aspettano e soprattutto non aspetta la possibilità di costruire loro un futuro che parte proprio da oggi e non da domani. Grazie onorevole Manzi, iscritta a parlare la deputata Angela Raffa. Prego onorevole Grazie, Presidente Colleghi, eh, il caro affitto è un problema a cui dobbiamo dare una risposta immediata. Le proteste degli studenti di queste settimane hanno portato all'attenzione pubblica quella che è una situazione grave e che merita un intervento incisivo. Noi del Movimento 5 Stelle riteniamo fortemente carenti le azioni messe in campo dal governo per fronteggiare l'attuale situazione, perché sono insufficienti e lente. Colleghi della maggioranza spesso ci avete detto ma se era così importante, perché non lo avete fatto voi quando eravate al governo? E la risposta è molto semplice c'era una pandemia e la didattica era sospesa, ma nonostante ciò abbiamo finanziato tutta una serie di misure per calmirare gli affitti, che voi invece state smontando, togliendo i soldi e senza proporre nessun'altra misura per compensare. E vale la pena qui ricordare che non sono stati rifinanziati due fondi come per esempio il fondo affitti, il fondo nazionale per sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo morosità incolpevole. Ed entrando nello specifico il governo Meloni ha tagliato complessivamente circa 380 milioni di euro che soprattutto grazie agli interventi del governo Conte avevamo dato finalmente consistenza e aiuto alle persone in cerca di casi in affitto. Avete operato questo taglio in attesa di un fantomatico piano dell'edilizia popolare, di cui si sa poco o nulla, eh, che è stato rilanciato dal Ministro Salvini alla Camera il 22 febbraio scorso, rispondendo proprio a un'interrogazione relativa al definanziamento di questi due fondi. Avete poi anche bocciato un nostro emendamento al decreto Bollette per rifinanziare entrambi questi fondi. E a questo si aggiunge anche che avete fortemente ridotto il fondo affitti degli studenti universitari fuori sede. Nella legge di bilancio del 2023 è intervenuta sulla dotazione del fondo affitti agli studenti universitari fuorisede prevedendo uno stanziamento di solo 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro per il 2024 rispetto ai 15 milioni di euro previsti alla legge di bilancio 2021. Colleghi, l'Italia sconta da sempre l'assenza di una politica abitativa pubblica e di investimenti privati consistenti e a misura di studenti. In Europa nel 2022 gli investimenti dei privati nello student housing hanno raggiunto i 12,4 miliardi e sono andati per oltre il 30% nel Regno Unito e per il 2% in Italia. Allora, dato che il fabbisogno di offerta strutturata di posti letto deve essere pari ad almeno il 20% degli studenti fuori sede, e che in Italia siamo intorno al 10% nelle regioni un po' fortuna più fortunate, sarebbero necessari almeno 130.000 posti letto. Il PNRR stanzia 960 milioni proprio per questo motivo, cioè finanziare la realizzazione di nuovi alloggi e incrementare a oltre 100.000 abitazioni entro il 2026 il numero appunto, di posti letto per gli studenti fuori sede su tutto il territorio. Il governo Meloni ha scelto di agire poco e quando lo fa lo sta facendo male, perché spende la maggior parte dei soldi del PNRR destinati agli alloggi per gli studenti, dandoli ai privati, crea tre grandi problemi. Il primo è che non avete nemmeno previsto l'obbligo di affittare a prezzi agevolati gli alloggi che i privati creano grazie a questi fondi pubblici. C'è il serio rischio che invece di calmare la domanda attuale, parte vengano usati solo per creare nuova domanda di elite. Insomma, diamo ai privati i soldi per creare alloggi che poi affittano a 1.200-1.400 euro al mese. Il secondo, le residenze private vengono create reperendo immobili, palazzi presumibilmente sul mercato. Cioè un palazzo che oggi viene affittato viene invece comprato da un fondo privato che prende i soldi allo Stato e lo trasforma in residenza per studenti privati. Cioè invece di aumentare l'offerta di appartamenti in affitto, voi nell'immediato la riducete e fate aumentare ancora di più i prezzi. Invece di fare questo, investiamo questi soldi per riqualificare immobili pubblici dismessi, come caserme, immobili del demaio non utilizzati, così sì che si aumenta la presenza di immobili e non si determina aumenti del prezzo degli affitti, anche per altre categorie, perché ci sono anche le giovani coppie oppure i lavoratori fuorisede. E terzo, non scordiamo che se diamo soldi ai privati rischiamo che questi prendano i soldi, fanno le esigenze studentesche e lo tengono solo il tempo imposto dal bando. Appena possono lo trasformano in un imbombile acquistato e ristrutturato a spese dello Stato in un B&B o altra struttura turistica e noi saremo di nuovo punto e a capo. Guardate, il Movimento 5 Stelle ha fatto proprio le rivendicazioni di questi studenti e ha messo in campo una serie di proposte organiche attraverso la mozione di cui discutiamo oggi e che ha prima firma il mio collega Caso. Chiediamo al governo, ad esempio, di assicurare il conseguimento del target del PNRR e renderne strutturale strutturali i risultati, oppure di incrementare la disponibilità di alloggi e residenze per studenti fuori sede, anche mediante interventi di recupero e ristrutturazione di edifici esistenti, oppure di stanziare risorse adeguate alla dotazione finanziaria del fondo affitti degli studenti universitari fuori sede introdotto nel decreto rilancio ancora applicare all'utenza degli immobili affittati dagli studenti fuori sede la stessa tariffa delle prime case nonché di ridurre l'IVA applicata ai contratti purché lo studente dimostri di essere intestato dell'utenza, di aver stipulato un contratto di affitto e la durata di almeno sei mesi regolarmente registrato e si regola con il percorso di studi ecco queste sono proposte che il governo potrebbe fare subito nell'immediato per dare risposta a questi giovani perché vedete io ogni volta in campagna elettorale sento tutti i partiti parlare di giovani io ho iniziato a fare politica ho 30 anni presidente e iniziare a fare politica perché appunto mi ero stancata di sentire che i giovani erano il futuro. Noi giovani siamo il presente, però questo governo deve dare risposte perché è vergognoso che il ministro Salvini esca con una dichiarazione dicendo che creerà un dipartimento al ministero ad hoc per gli affitti e per le case. C'è cioè già, il ministro Salvini dovrebbe soltanto fare una cosa, stare al ministero e lavorare. Così come anche il ministro Valditara, non si può, non si può dire che il Caraffitti è colpa dei comuni, tant'è vero che soltanto i comuni governati dal centro sinistra c'è questo problema, perché c'è da sempre il problema del Caraffitti e in più il, il governo dovrebbe pure capire che il, pro, che il problema del Caraffitti non è soltanto un problema per gli studenti, è un problema anche per i lavoratori fuori sede. E faccio un esempio anche nella pubblica amministrazione, ogni volta in Lombardia ma anche in Piemonte, nelle regioni più care. Si ha difficoltà ad assumere persone anche tramite concorso pubblico perché non ha un, uno stipendio statale non riesce a coprire le spese per la vita. E allora dobbiamo prendere dei provvedimenti. Noi le proposte le abbiamo fatte. Noi teniamo a questo, a questo tema perché è importante dare risposte ai cittadini allora visto che la Presidente Meloni ogni volta dice che in campagna elettorale che lei è qui per servire il Paese che inizia a farlo perché mi sa che ancora non l'ha fatto quindi grazie Presidente aspettiamo risposte da questo governo e speriamo di averle questa volta perché così se no va a finire come l'emendamento che l'avevano presentato e poi ritirato perché non lo potevano presentare in quel provvedimento grazie grazie onorevole Raffa è iscritta a parlare la deputata Chiara Laporta. Prego, onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Le criticità relative al caro affitti per gli studenti fuori sede, soprattutto per coloro che arrivano dalle aree interne o montane e in generale il diritto allo studio sono tematiche prioritarie dell'esecutivo e lo sono sempre state del partito che mi fregio di rappresentare su questi banchi e ancora prima del movimento giovanile di cui sono vicepresidente e di azione universitaria, movimento universitario che ho rappresentato per quattro anni come eletta all'interno dell'Ateneo Fiorentino. Il problema è reale, ma non dobbiamo farci ingannare dalle recenti proteste di alcuni studenti, perché soprattutto nelle grandi città universitarie come Milano, Roma, Firenze Bologna è una criticità significativa da anni o da sempre, come ha appena detto la collega Raffa. In generale negli ultimi cinque anni i prezzi degli affitti e quelli di vendita degli appartamenti sono aumentati in misure esponenziali. Secondo lo storico presente nell'ultimo report pubblicato da idealista.it, nell'aprile 2018 la variazione annuale si attestava su un più 2,1%, nello stesso mese del 2023 si attesta ad un più 10,1%. L'aumento dei prezzi degli affitti nel nostro Paese quindi ha superato negli ultimi cinque anni il 30%. Comprendiamo certamente la protesta di questi giorni da parte dei giovani, ma alla luce di questi dati degli ultimi cinque anni ci pare strumentale che gli studenti, soprattutto di sinistra, delle associazioni studentesche di sinistra, che conosciamo bene, scendano in piazza proprio adesso. È lecito chiedersi, infatti, perché una protesta del genere con la sinistra al Governo non ci sia mai stata. Mi permetta una precisazione. Nel, corso, nel corpo della mozione del collega Caso viene sviluppata una narrativa ad ampio respiro, andando ad annoverare anche alcune realtà europee. Non si va a menzionare, tuttavia, realtà delle quali questo esecutivo si discorsa con orgoglio, a garanzia di un'equità sociale troppo spesso dimenticata, pur senza criticare il sistema altrui. È il caso tedesco, ove gli enti per il diritto allo studio, in tema di locazioni, assegnano i posti in ordine cronologico, se non addirittura estraendo a sorte. Non esiste infatti una priorità per gli studenti che provengono da un contesto socioeconomico svantaggiato, come accade in Italia con le biasimate borse di studio, vitali per gli studenti, fuori sede o no. Si pensi che nel nostro sistema le borse di studio vengono assegnate per motivi di incentivo economico oppure per particolari meriti scolastici, mentre in Germania, dato il numero limitato di posti, la competizione è molto alta e molti restano esclusi da quello che in Italia verrebbe chiamato il click day. L'esecutivo in carica da sette mesi ha già introdotto numerose politiche di incentivo alle famiglie, mantenendo gli impegni presi in campagna elettorale aiuti in busta paga per le famiglie in proporzione all'ISE dichiarato, un decisivo stop al rialzo delle bollette e in tema di sostegno all'istruzione, una rimodulazione del bonus per i maggiorenni e una stabilizzazione del corpo docenti. Aggiungo che recentemente, per porre un argine ai rischi dell'alternanza scuola-lavoro, è stata estesa la tutela assicurativa INAIL anche a migliaia di studenti ed insegnanti per le attività pratiche di laboratorio e per i sinistri in itinere nel merito delle mozioni il legge di bilancio si prevede l'incremento di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 del fondo integrativo statale per la concezione di borse di studio da destinare agli studenti universitari e AFAM anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR più in dettaglio la misura stanzia l'importo di 500 milioni di euro operando in una duplice direzione aumentare di 700 euro in media l'importo delle borse di studio per raggiungere così un valore di circa 4.000 euro per studente, allargare la platea degli studenti beneficiari, riducendo il divario rispetto alla media dell'Unione Europea di studenti con una borsa di studio. Attualmente il 12% degli studenti italiani beneficia di una borsa di studio, in confronto al 25% della media dell'Unione Europea. L'obiettivo è quello di portare il tasso di copertura in Italia almeno al 20%, arrivando a 300.000 beneficia... 300 beneficiari nel quarto trimestre 2023 e 336.000 beneficiari nel quarto trimestre 2024. La legge di bilancio ha previsto inoltre il rifinanziamento del fondo della legge 338 con 400 milioni aggiuntivi in tre anni per potenziare il numero di posti letto per gli studenti universitari fuori sede risorse che si sommano a quelle ordinarie per un totale di 567 milioni di euro con le quali nei prossimi anni potranno essere realizzati circa 14.000 posti letto in più da destinare al diritto allo studio. Un primo intervento è già stato realizzato e ha portato alla creazione di posti letto tramite procedure di acquisto e di locazione di lungo termine. Con 300 milioni di euro sono stati creati 8.581 posti letti aggiuntivi, di cui 7.524 già assegnati a studenti universitari. Di questi 2.173 sono stati realizzati da enti del DSU e università e pertanto direttamente assegnati agli studenti tramite graduatorie per il diritto allo studio stabiliti su base regionale tramite scorrimento. Il restante pari a cinque posti letti è stato realizzato da altre tipologie di soggetti che perseguono le finalità sociali come per l'ospitalità studentesca, ad esempio i collegi in merito o le fondazioni. In qualità di Vicepresidente del Movimento Giovanile, ho, per, ho proseguito il lavoro tracciato al governo in una sorta di sussidiarietà verticale partendo dai consigli comunali di città universitarie limitrofe, dove verrà presentata a breve una mozione per stimolare appositi regolamenti eh, locali finalizzati a dare impulso reale al dato normativo del eh, decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 in tema di locazioni agevolati per studenti universitari. Inoltre, condivido la mozione a cui ho contribuito alla stesura dei nostri rappresentanti di azione universitaria al Consiglio nazionale degli studenti universitari il CNSU che avete citato per il coinvolgimento al tavolo ministeriale attraverso una stretta collaborazione con gli enti locali e misure per leliminazione della tassa della per gli studenti con contratto superiore a sei mesi di affitto e dimezzamento della stessa per gli studenti con contratto inferiore a sei mesi di affitto, promuovere un accordo con l'ANCI che favorisca la concessione di affitti convenzionati ed agevolati agli studenti universitari, coinvolgendo i proprietari immobiliari ed ogni altro soggetto interessato al fine di dare vita a una convenzione che preveda la possibilità di applicare sgravi fiscali sulla tassazione locale ed eventuali altre agevolazioni a coloro i quali, garantendo in ogni caso accettabili standard qualitativi, affittano i loro appartamenti a studenti universitari a canoni calmierati, bilanciando il diritto di abitare la città, per garantire la qualità della vita di tutti, anche attraverso la revisione degli accordi con i locatori sul canale concordato, di confrontarsi con le associazioni di categoria esistenti e gli enti pubblici territoriali, al fine di innovare la società partecipate di gestione del patrimonio immobiliare pubblico, rendendole innovative e funzionali anche reperendo nuovi alloggi dal mercato privato e individuando quali immobili ascritti al patrimonio pubblico comunale o di altri enti che possano servire ad aumentare lo stock abitativo da mettere a disposizione, di favorire l'impegno delle singole regioni affinché si preveda e si provveda a mettere in campo tutte le misure sopraindividuate come atto necessario e doveroso da parte dell'amministrazione regionale al fine di supportare le famiglie e gli studenti che vedono minacciato il proprio diritto allo studio, garantendo loro il diritto all'abitare. Di attivarsi al fine di incrementare il numero di alloggi disponibili degli studenti delle università italiane anche mediante l'impiego di beni sottratti alla criminalità organizzata, preminentemente in prossimità degli atenei. Siamo consapevoli che per gli studenti la questione alloggio, la frequenza, non solo alle lezioni e ai corsi universitari, ma alla vita universitaria a trecentosessanta gradi sia una tappa fondamentale nel percorso di crescita sicuramente accademico, ma soprattutto sociale degli studenti. Per ci stiamo muovendo in ogni ambito possibile. Il governo e Fratelli d'Italia sono convinti dell'importanza di tutelare e anzi migliorare il diritto allo studio degli studenti, anche e soprattutto perché ciò non rappresenta solamente un investimento sul futuro dei nostri ragazzi, che è già importante, ma soprattutto della nostra nazione. Grazie. Grazie onorevole Laporta. È iscritta a parlare la deputata Elisabetta Piccolotti. Prego onorevole. Grazie Presidente. Innanzitutto dico finalmente perché ci ha voluta la vicepresidente di Azioni e Giovani che ha appena parlato per ammettere che un problema c'è, che gli studenti italiani hanno sulle spalle il peso di affitti insostenibili e devono pagare. Affitti altissimi a causa della speculazione immobiliare che sta facendo ammalare tutte le grandi città italiane. Dico questo finalmente, e poi però vengono le note dolenti: perché la deputata vicepresidente di Azione Giovani, La Porta, ha detto sì che il problema esiste. Però poi ha detto che gli studenti che stanno protestando ingannano gli italiani perché questo problema c'è da sempre e loro invece stanno protestando solo oggi che c'è un governo di destra. Bene, mi dispiace che abbia detto questa cosa perché, essendo un esponente di un'organizzazione giovanile, anch'io da giovane ho fatto la portavoce di un'organizzazione giovanile nazionale, dovrebbe ben sapere che in tutti le piattaforme di tutte le organizzazioni studentesche e di tutti i sindacati studenteschi sono circa 20 anni che si cita il caro affitti e si chiedono misure che possano in qualche modo eh, aiutare ad affrontare questo problema. Quindi il lato problematico della questione non è incarico agli studenti che hanno sempre protestato e protestano anche oggi, semplicemente con una formula diversa che ha forse attenzio attenzionato di più diciamo, eh, la discussione della politica, ma è in capo ai governi. E veniamo un attimo al tema delle proposte, perché io credo che molte delle cose che abbiamo sentito dire siano sostanzialmente acqua fresca. E è acqua fresca, per esempio, dire che risolviamo il problema eh, riducendo la tassazione locale applicata dai comuni, oppure che, ri che risolviamo il problema cancellando la TARI per chi ha un affitto eh, più lungo di sei mesi, o che eh, riduciamo. La questione è se sostanzialmente mettiamo in mano, come sta facendo il governo, alle grandi società immobiliari del Paese milioni e milioni di euro senza avere in cambio nessun posto letto stabile e per il futuro. Dico tutto questo perché mi pare che questo modo di affrontare retorico. La questione degli affitti. Faccia il paio con le tante cose spiacevoli che abbiamo sentito dire in questi giorni. Perché, se la destra, come sta facendo da mesi, può dire che è colpa del disoccupato se si trova in condizione di disoccupazione, io, e questo è già diciamo grave e davvero fastidioso, trovo assurdo che la destra possa dire che è colpa degli studenti se hanno degli affitti troppo alti. Abbiamo sentito tanti di destra, intellettuali, giornalisti, dire che sono dei divanisti che non hanno voglia di prendere il treno la mattina, eh, che sono degli esagitati, che sono dei figli eh, di papà. Uh, e quindi io vorrei entrare un po' nel merito perché questo atteggiamento di molti intellettuali e molti esponenti politici della destra è offensivo, io credo, anche nei confronti uh, di molti elettori del centrodestra e di molti ragazzi di destra che, come tutti gli altri, come tutti gli altri hanno il problema uh, del caro affitto. Uh, lo dico perché la deputata di, allea di Fratelli d'Italia dice abbiamo fatto. Il taglio del cuneo fiscale, abbiamo dato tanti aiuti alle famiglie più deboli. Bene, vediamo questi numeri. Eh, secondo voi un taglio da 90 a 100 euro su uno stipendio sotto i 35.000 euro aiuta chi guadagna 1400-1500 euro al mese a pagare l'affitto del figlio a Milano di 600, 700, 800 euro al mese, magari in famiglie dove ci sono due figli che vanno all'università? Io penso di no. E penso che se la prendiamo da questo lato non troveremo mai la soluzione. Perché la soluzione invece è quello di rifinanziare il diritto allo studio e la dico per come noi la pensiamo, rendere l'istruzione al pari della sanità un diritto costituzionalmente garantito e reso esigibile da risorse pubbliche della fiscalità generale. Per tutti e per tutte, dagli zero anni dell'asilo fino all'università. Questo significa che dobbiamo provare a immaginare cose molto diverse da quelle che il governo sta mettendo in campo. Faccio un suggerimento su tutti, basterebbe fare la riforma del catasto e una patrimoniale sugli immobili milionari, cioè non gli immobili dei comuni mortali, ma di quelli che invece hanno eh, ricchezze gigantesche per finanziare il diritto allo studio, mettere in condizioni tutti di avere la borsa di studio eh, che meritano e anche eh, finanziare la costruzione di studentati pubblici ovviamente costruiti facendo operazioni di rigenerazione urbana sull'edificato esistente, in particolare sugli immobili in disuso della pubblica amministrazione e ad esempio su tanti immobili come le caserme militari abbandonate e quelli che sono stati sequestrati alle organizzazioni criminali. Insisto sul fatto che bisogna fare studentati pubblici perché noi di Alleanza Verdi e Sinistra consideriamo uno scandalo l'operazione che state facendo sugli studentati privati. E la consideriamo uno scandalo. Tanto più oggi che abbiamo letto sul Corriere della Sera: che siccome il corrispettivo esentasse di 12.500 euro a posto letto alle società immobiliari, più Tutte le agevolazioni fiscali che vengono per i dieci anni a seguire non è sufficiente, il governo sta cercando ulteriori 10.000 euro a posto letto per un ammontare complessivo di 500 milioni da mettere nei bilanci delle società immobiliari private per ottenere questi 50 famosi 52.000 posti letto. Allora, io vorrei che noi discutessimo nella nostra mozione la vicenda è molto approfondita perché risale al PNRR approvato in. Epoca Draghi, purtroppo anche da alcuni partiti oggi eh, all'opposizione, e che discutessimo della razio di questa operazione. Perché la verità è che il governo sta consegnando 660 milioni di euro a privati. In cambio di posti letto che durano solo tre anni e che allo scadere dei tre anni torneranno nelle disponibilità del privato per essere messi sul mercato a prezzi di mercato. Quindi, stiamo attraverso i fondi del PNRR, invece di finanziare un investimento sugli studentati pubblici che poi restano alle nostre adi su per sempre e anche per il futuro, facendo l'ennesimo gigantesco vergognoso regalo alla speculazione immobiliare e finanziaria. Allora basta dire che venite incontro agli studenti, basta dire che la vostra priorità è il diritto allo studio, basta fare le mozioni parlando della cancellazione della Tari, perché mentre fate le mozioni parlando della cancellazione della Tari, e mi viene da ridere, mentre chiedete di incentivare il canone concordato, ma non chiedete i controlli delle, eh, delle eh, forze di polizia sulla regolarità dell'iscrizione dei contratti perché come tutti sanno la stragrande maggioranza di questi contratti sono a nero mentre fate questo cioè state sul terreno della retorica sul terreno della sostanza trasferite milioni e milioni e milioni di fondi pubblici europei che sono di tutti e tutte nei bilanci delle grandi società immobiliari e lo fate per giunta esentasse. Ecco, noi vogliamo delle risposte su questo e vi chiediamo, come è scritto nella nostra mozione che abbiamo depositato, di rivedere questa norma del PNRR. Non con l'emendamento che state depositando che aggira la questione degli aiuti di Stato perché giustamente l'Unione Europea chiede come sia possibile fare un'operazione di trasferimento di fondi ad aziende private in maniera così diretta, ma facendo invece un, un emendamento che stabilisca che in via prioritaria le risorse del PNRR vanno assegnate alle agenzie regionali per il diritto allo studio e alle università per ristrutturare immobili pubblici e costruire posti letto pubblici per i ragazzi e le ragazze del nostro Paese. Grazie, Onorevole Piccolotti. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Sottosegretaria Castiello, il governo intende intervenire o fa riserva di farlo in seguito? Riserva. Il seguito della discussione è dunque rinviato ad altra seduta. Grazie. L'ordine del giorno. Reca la discussione della mozione Braga ed altri numero 1.143, concernente iniziative in materia di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nell'allegato a resoconto della seduta del 26 maggio 2023. Avverto che è stata presentata la mozione Francesco Silvestri ed altri numero 1.146, che, vertendo su materia analoga a quella trattata dalla mozione all'ordine del giorno, verrà svolta congiuntamente. Il relativo testo è in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee, regionali, sulle linee generali. È iscritto a parlare il deputato Claudio Michele Stefanazzi che illustrerà anche la mozione numero 1.143 di cui è cofirmatario. Prego, Onorevole. Grazie signor presidente, colleghi rappresentanti del governo. Nel momento più buio del, della pandemia, il uh, Recovery Plan è stato un vero e proprio raggio di luce che ha tenuto viva la speranza in tutti noi e Ha sancito un passo avanti significativo per l'intera Europa, che è quello del debito comune, che fino a quel momento sembrava essere una chimera. Ha dato una direzione a una comunità in panne, disorientata, in difficoltà, che rischiava di vedere ciascuno dei suoi membri ritrarsi nel proprio egoismo. Il recovery ha dato all'Europa un nuovo orizzonte. Un obiettivo comune e una promessa per il futuro. Un impegno che, ricordiamolo, non si esauriva nell'affrontare insieme il seppur enorme problema del Covid-19, ma che serviva, è servito a gettare le basi per un futuro profondamente diverso all'insegna del rispetto dell'ambiente, della coesione sociale e dello sviluppo equo e sostenibile. E poi, come ho detto, della condivisione di queste sfide attraverso il ricorso al debito comune. Questo governo, a distanza di tre anni da quei giorni importanti, sta di fatto tradendo quella promessa, la promessa che avevamo fatto ai nostri partner europei, ma soprattutto l'impegno che era stato preso nei confronti del Paese, prima tramortito dalla pandemia e poi dalla crisi energetica. Attuare il PNRR, per quanto sfidante e complesso non lo ignoriamo. È una prova fondamentale per la credibilità e l'affidabilità del nostro paese di fronte agli alleati europei e nell'intero contesto internazionale e voglio ricordare signor presidente al governo che il fatto che altri paesi stiano valutando la possibilità di rimodulare il PNRR non determina un mal comune mezzo gaudio perché l'impegno assunto dall'Italia la quantità di risorse trasferite e il ruolo avuto in quei momenti, in quei mesi difficili, attribuiscono all'Italia una responsabilità del tutto peculiare. Una prova, tuttavia, che stiamo, come detto, affrontando nella maniera peggiore e che oggi rischiamo di fallire. Allo stato attuale, infatti, non abbiamo ancora notizie della terza rata da 19 miliardi e questo non fa ben sperare dal momento che... È dal 31 dicembre che attendiamo risposte dalla Commissione. Le, com le risposte non arrivano e un motivo ci sarà probabilmente legato a un governo che continua a non dare garanzie e a navigare a vista sul tema PNRR. La prossima rata, quella legata agli obiettivi del primo semestre 2023, è a forte rischio, come peraltro il governo ammette. Ora, è chiaro, signor Presidente, che non possiamo limitarci a guardare con ottimismo a quanto sta avvenendo, soprattutto perché i segnali che arrivano dalla maggioranza sono, continuano a essere incerti e non di rado contraddittori in un contesto di scarsa trasparenza e condivisione. I tentennamenti che registriamo da mesi rischiano di compromettere la terza e la quarta Rata, perché se Fin eh, dall'inizio della, della legislatura abbiamo sentito parlare di impossibilità di raggiungere gli obiettivi, di dirottamento dei, di, di, dei fondi, di rinuncia ai progetti. L'unica certezza è che questo governo ha approcciato la sfida del PNRR con fare piuttosto arrendevole questo fin dall'inizio. Nelle ultime ore poi stiamo assistendo addirittura all'ingaggio di una lotta con la Corte dei Conti, colpevole di avvertirci nell'esercizio delle fu sue funzioni di tutto quello che non sta funzionando. E eh, Questa presa di posizione della Corte sta addirittura facendo immaginare alla maggioranza eh, di un possibile ridimensionamento dei, del, dei, dei ruoli e del potere dei giudici dei magistrati contabili. E questo nel solco, lo dobbiamo dire purtroppo, di una strategia chiara eh, da parte del Governo di mettere in discussione gli equilibri istituzionali previsti dalla nostra Costituzione. Invece di impiegare il tempo per sostenere le amministrazioni pubbliche e accelerare la spesa, questo governo ha preferito lanciarsi in complicatissimi piani di riforma della governance del PNRR e addossare peraltro la sua responsabilità, la responsabilità dei ritardi ai governi precedenti. Il Governo ha smantellato la segreteria tecnica e il Servizio centrale del PNRR per mettere in piedi ex novo due strutture parallele completamente assoggettate all'autorità politica delegata, ovvero al Ministro Fitto. Che continua in maniera incredibile ad accumulare funzioni e poteri esclusivi. La nuova struttura di missione per il PNRR è stata istituita a tempo di record, è vero, ma qualcuno si illude che basti un decreto per dare origine, per far lavorare una struttura così complessa? Quanto impiegherà il governo a mettere in moto la macchina? Per assumere o mobilitare il personale? Per trasferire le funzioni? Per organizzare gli uffici? Lo stesso dicasi per l'Espettorato Generale che è una articolatissima e complicatissima struttura che in realtà, come sappiamo, è servita esclusivamente per togliere al MEF gran parte dei compiti che gli erano stati affidati. Insomma, l'impressione è che questa enorme, gigantesca e confusa manovra di riforma della governance sia solo... Sia non solo intempestosa ma anche eh, dannosa. E devo dire che ris sembra rispondere a un progetto piuttosto inquietante che è quello di creare presso la Presidenza del Consiglio un interlocutore unico delle parti sociali, un soggetto cioè che debba risolvere i conflitti e, e ingaggiare le sfide con le parti sociali e con i cosiddetti stakeholder in maniera eh, isolata. Un progetto neo- che ricorda diciamo, da lontano il Ministero delle Corporazioni. Le conseguenze le vedremo purtroppo a fine giugno, quando ci toccherà fare la conta dei, delle milestone e dei target che non saranno raggiunti, con buona pace delle risorse che perderemo. Peraltro il disegno di accentramento del PNRR non è eh, isolato. Con lo stesso decreto, infatti, abbiamo assistito molto sorpresi soprattutto perché il decreto è stato proposto da un ex Presidente di Regione, all'accentramento eh, all e alla modifica della governance anche della politica di coesione. È stata soppressa l'Agenzia per riportare sotto lo stesso ombrello anche la gestione dei fondi nazionali e comunitari. Anche questo è un passo falto purtroppo, che metterà in gravi difficoltà le Regioni e gli enti locali, impedirà di, di raggiungere i target di spesa accettabili dai fondi europei e di conseguenza obbligherà a perdite importanti sotto il profilo dei bilanci degli enti pubblici. Soldi che dovrebbero essere destinati all'istruzione, alle infrastrutture, alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione professionale, alla cultura, risorse cui, senza le quali il mezzogiorno può, dare, può dire addio a ogni aspirazione di convergenza con il resto d'Italia. Perché, Presidente, l'errore clamoroso che il Governo sta facendo soprattutto rispetto alle politiche di coesione è quello di eh, ignorare che le politiche di coesione e eh, gli altri fondi di programmazione sono un tutt'uno e una programmazione congiunta è da sola in grado in questo momento è da sola in grado di ricucire gli strappi che la nostra società ha subito a causa della pandemia e che ha, eh, hanno aggravato il divario nord-sud preesistente alla, alla pandemia. Eh, il sospetto a questo punto è che il Governo abbia esclusivamente in mente quello di fare incetta di risorse perché quando ci comunicherà che non sarà in grado di spendere i soldi eh, per, del PNRR per realizzare i progetti, probabilmente utilizzerà o intende utilizzare i fondi della coesione per realizzare quegli investimenti. Il che è errato perché, come è noto, i fondi della coesione insieme ai, fondi, ai, progetti, ai piani operativi regionali e anche ai piani operativi eh, ministeriali sono eh, in realtà programma, nuova programmazione, per sé, hanno un obiettivo diverso e hanno obiettivi nuovi e, e traguardano una realtà che nel frattempo è cambiata e che è in divenire e che richiede interventi straordinari e innovativi. Sono mesi che sentiamo sempre le stesse parole. Ehm, alla preoccupazione che eh, si sì, perdano le, le risorse, si aggiunge la perplessità di non aver capito né come né dove il governo intende intervenire, a quali progetti stiamo realmente rinunciando e quali risorse stiamo decidendo di restituire. La Commissione ha, posto, ha chiesto al, al governo di presentare le modifiche al PNRR insieme col nuovo capitolo del Repower EU entro il 30 aprile di quest'anno, però siamo al 29 maggio, non mi sembra che il governo abbia inviato o abbia condiviso nemmeno uno straccio di programmazione. Eh, fino a qualche settimana fa, lo, lo ammetto, ci chiedevamo dove fossero le carte e soprattutto perché il governo le custodisse in maniera così gelosa. Da qualche giorno ci stiamo chiedendo se queste carte esistono, se il governo ha la benché minima idea di come far fronte alle richieste della Commissione Europea. Perché se è vero che L'Europa ci consente una revisione del piano nazionale, è altrettanto vero che dovremmo anche cominciare a dire in che modo lo vogliamo modificare questo piano e dovremmo condividere con Bruxelles le nostre eh, idee e le nostre preoccupazioni. Per concludere, signor Presidente, eh, siamo convinti che il Governo stia perdendo tempo, troppo tempo a lamentarvi delle cose che non vanno e invece di assumervi la responsabilità di farle funzionare. Il governo ha fatto una scommessa al buio, pericolosissima sulle governance di tutto il PNRR, esattamente a metà strada dello stesso. A tre anni dal traguardo avete deciso di fare il gioco delle tre carte con le strutture ministeriali. L'avete fatto senza capire che questo avrebbe portato inevitabilmente altri gravi rallentamenti all'attuazione del piano. E nel frattempo, mentre la confusione regnava a Palazzo Chigi, il Parlamento è stato completamente pretermesso, esautorato da queste decisioni come se non contasse nulla, come se fosse un fastidioso intralcio ai progetti dell'esecutivo. Con la mozione, Presidente, noi chiediamo chiarezza. Chiarezza innanzitutto fra i membri del Governo, perché assistiamo in maniera eh, diciamo, piuttosto divertente a eh, membri del Governo che si eh, sconfessano l'un l'altro anche a distanza di pochi minuti sui tempi e le modalità di attuazione del PNRR. Rispet chiarezza rispetto al PNRR e al RepowerU, perché vorremmo, vedere finito questo avvilente teatrino e vedere rispettato ogni singolo impegno previsto al PNRR perché è una questione di serietà e di credibilità e le conseguenze di una resa non si eh, fermeranno solo alle perdite, alla perdita delle risorse del piano ma avranno un impatto sui bilanci dello Stato molto molto eh, pericoloso in caso contrario nel caso in cui non abbiate un'idea di quello che Dovete, avete in mente di fare, vi chiediamo, chiediamo al Governo di venire in Parlamento e di dire ai, ai, ai parlamentari e ai, ai cittadini a che cosa stiamo rinunciando, quali sono le strade, quali sono gli ospedali, quali sono le tratte ferroviarie che non saranno realizzate, una per una. E infine, e chiudo, chiediamo al Governo di rispettare la parola data sul mezzogiorno, che rischia di essere la vera vittima sacrificale del negoziato con l'Unione Europea assicurare il rispetto della quota del 40% che era prevista originariamente, ma anche garantire lo sblocco delle risorse FSC in modo che le stesse vengano a essere immediatamente a disposizione della regione. Questo se a meno che non abbiate in mente il governo non abbia in mente di distruggere definitivamente il sistema della programmazione della spesa pubblica. Grazie. Grazie Onorevole Stefanazzi. È iscritto a parlare il deputato Francesco Silvestri che illustrerà anche la sua mozione numero 1146. Prego Onorevole. Grazie Presidente. Quanto sta accadendo sul PNRR ci preoccupa altamente, perché non passa un giorno che vede un ministro contraddire un altro ministro o addirittura se stesso, oppure vedere giorni in cui il governo cerca di incolpare qualche altro organo. Prima è stato il Presidente Conte, troppo meritevole di aver portato troppi fondi, troppi soldi da investire. Poi è stato il turno degli enti locali, adesso è il turno invece della Corte dei Conti. Lo spettacolo che si sta dando sarebbe anche comico se non fosse che gli effetti ricadono sulla vita reale delle persone che ovviamente hanno subito un percorso difficilissimo per uscire dalla pandemia, questi soldi, lo ricordiamo, servono a fare in modo che il paese possa ripartire proprio sulle radici di quegli sforzi che il paese ha fatto e il punto è che l'Europa ci sta dicendo in tutti i mezzi che si sta stancando di questa incompetenza. Fa trapelare il fatto che potrebbero anche rimandare quella che è la terza rata. E siamo davanti a eh, un momento in cui stanno sfuggendo ovviamente delle progettualità, trattante quella ad esempio sugli asili nido, che potrebbe vedere. Momentaneamente è rimandata una parte sostanziale di investimenti. Ricordiamo che lo spazio pubblico degli asili nido in questo paese copre il 26 Abbiamo bisogno di, questi, eh, di queste eh, risorse per aumentare le strutture, così come tutta la parte sui pendolari, su tutte le strutture che servono a riqualificare, strutture che migliorano la vita delle persone proprio nella loro quotidianità. La stessa, la stessa questione riguarda anche il nostro sistema sanitario nazionale, che per voi è stata occasione di mettere su un teatrino un tribunale di una commissione Covid che è al limite tra il patetico e il ridicolo, perché è un'occasione per voi per fare un tribunale al Presidente Conte. Forse perché non vi piace quel rapporto che il Presidente ha stabilito con gli italiani in un momento difficile e che poteva essere un elemento di assoluta analisi su quello che non ha funzionato durante la pandemia. Invece avete messo su eh, un bel momento per analizzare solamente le tappe fatte dal Presidente, quando, escludendo completamente l'analisi per quanto riguarda l'impatto territoriale, quindi via la parte dei territori. E anche qui si è mancato di sensibilità. Il punto è che poi appena arrivati avete fatto subito confusione sulla governance, come anche sulla parte progettuale. Il tempo passa, la situazione diventa sempre più preoccupante avete accentrato l'elemento della governance come detto prima quando pochi mesi prima lo criticavate come atteggiamento a quello del Presidente Conte e poi siete arrivati qua e avete fatto la stessa cosa semplicemente perché vi, eh, vi conveniva. Ora, eh, Presidente, io credo che sia veramente il momento di spendersi per prendere degli impegni chiari davanti al Paese ed è quello che stiamo facendo con questa mozione. Cioè quello di non vanificare il grande la grande conquista di aver ottenuto delle risorse utili per rafforzare, ad esempio, come dicevo prima il nostro sistema sanitario nazionale, quello di assicurare la massima priorità nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti per il contenimento del distesto idrogeologico e del consumo di suolo, lo stiamo vedendo in questi giorni, dalla terza rata in poi arriveranno anche quei fondi, quindi ritardare questo vuol dire anche ritardare quel tipo degli interventi. Per di scongiurare quello che eh, vi abbiamo messo in questa mozione, di scongiurare la distrazione delle risorse del PNRR a favore del confinanziamento dell'industria della difesa. Ci mancherebbe anche altro che fondi del PNRR venissero usati anche per implementare le spese eh, militari, cosa che già non va bene con le spese ordinarie, figuriamoci se ci mettiamo quelle del PNRR di garantire che l'Italia si doti di uno strumento universalistico per l'inclusione e il contrasto delle forme estreme di esclusione sociale attraverso il ripristino del sistema, ad esempio del reddito di cittadinanza. Non c'è una cintura di protezione sociale adeguata rispetto alla crisi che stiamo vivendo e questa è la contestazione che continuiamo a fare. Di adottare ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli obiettivi trasversali come la sostenibilità economica, sociale e ambientale, nonché la relativa attuazione nell'ambito delle transizioni digitali e green è quello il futuro a cui ci rivolgiamo. È quello il potenziale anche imprenditoriale, industriale del nostro Paese. Sbagliare questo tipo di investimenti vuol dire anche condannare il nostro Paese a 20 anni, 30 anni di politiche industriali sbagliate. E noi nei confronti della competitività europea non ce lo possiamo permettere in nessuna maniera. Ovviamente di assumere ogni iniziativa utile allo sblocco dei crediti fiscali edilizi incagliati da anni. Da, da, ai danni dei cittadini e delle imprese. Io su questo passaggio sto incontrando cittadini che non solo imprese che sono entrate in crisi e stanno fallendo, ma anche cittadini che non sanno minimamente come uscire da questa situazione dei crediti incagliati. È una questione che voi potevate affrontare se non vi piacevano quel tipo di misure e il super bonus, ricordo, era fatto anche nell'idea del Movimento 5 Stelle per avere più fasi e poi strutturarsi in altra maniera da come è stato concepito in quel momento serviva per rilanciare il paese ma dovevate scegliere un criterio d'uscita che non danneggiasse né imprese né persone voi siete riusciti a fare un criterio d'uscita che ha danneggiato sia l'uno che l'altro di garantire anche l'assunzione di 70.000 docenti e intraprendere anche con urgenza azioni finalizzate ad assicurare il conseguimento dei target, borse di studio per eh, l'accesso all'università. Vi impegniamo anche di arrivare finalmente alla definitiva adozione dei decreti attuativi disciplinanti sulle comunità energetiche rinnovabili, altro tassello su cui il governo da quando si è insediato non ha fatto fondamentalmente nulla. Ed infine vi chiediamo anche di garantire il coinvolgimento pieno e tempestivo del Parlamento nel processo di definizione dell'eventuale proposta di modifica del PNRR e di istituire anche un tavolo operativo con il coinvolgimento di tutte le forze politiche per superare le conclamate difficoltà operative nell'ambito attuativo del piano, che se non ricordo male era anche il punto di vista delle forze di maggioranza, soprattutto della maggior, ma, maggiore forza di eh, maggioranza nel momento pandemico. Aprite un tavolo, coinvolgete tutti. Il Covid è un'emergenza nazionale, non solo della maggioranza, ma c'è una cosa di quelle che dicevate durante il Covid che oggi state riproponendo come principio. Perché se no è facile, vi mettete lì all'opposizione durante il Covid, non c'è partecipazione, la governance è accentrata. E, qui è lì. e poi a un certo punto arrivate in maggioranza, vi fate richiamare dal Presidente della Repubblica per come state gestendo l'attività governativa nei confronti del Parlamento, fate le cose che aveva fatto Conte e che avevate contestato nel totale silenzio, subite le logiche dell'austerity, tanto che vi, vi prendete in silenzio il plauso di Monti e seguite anche quelle che sono le direttive senza nessun elemento critico rispetto a quello che sta succedendo nella guerra. E allora da questo punto di vista così è facile. Però è molto importante anche fare un ultimo passaggio. Se c'è così difficoltà sugli investimenti o a spendere soldi, perché poi c'è anche questo di problema, cioè noi arriviamo in Parlamento, c'è il ministro Fitto che parla da una parte risponde una forza dicendo la prima forza di maggioranza dicendo spenderemo tutti i soldi, dall'altra si alza il capogruppo di un'altra forza di maggioranza e dice non li prendiamo tutti. Ora diteci voi a chi dobbiamo credere, perché sostanzialmente pensare che siamo ancora in un momento in cui non sappiamo se prendere tutti i soldi o parte di essi è un problema. Ma non per noi, un problema sostanzialmente per il Paese. E se abbiamo questa incapacità di spesa o problematiche. Nel, nello spendere i soldi del PNRR con tutto quello che sta succedendo in Emilia, ma era proprio il momento di mettere a terra un progetto completamente inutile in questa fase che ci costa 15 miliardi, come quello del ponte sullo stretto, mentre una nostra regione era completamente allagata e vi vantavate anche di questo nel giorno dell'approvazione in Senato. Concludo. Noi ricordiamo bene tutto il vostro stacismo contro il presidente Conte quando si è battuto in Europa per portare queste gigantesche risorse nel nostro paese. Così come ricordiamo bene tutti i vostri sorrisi quando vi siete resi conto a malincuore a questo punto del grande e innegabile successo ottenuto. E forse questa è la ragione di tutta questa Operazione. Perché se così è bisogna assumersi la responsabilità, o coinvolgete tutta l'asse parlamentare in quello che è il più grande progetto per il Paese, oppure non si scappa, ve ne prenderete tutte le responsabilità, perché non c'è cosa peggiore che accentrare tutti i poteri e se le cose non vanno da cominciare a distribuire le, le, le colpe, Corte dei Conti, Parlamento, opposizione, poi questa litonia non la vogliamo più sentire, perché noi tutto quello che potevamo fare per darvi un aiuto lo abbiamo messo in campo, ma non solo su questo, sull'operazione degli effetti dei mutui, su tante nostre proposte, anche quella che abbiamo sentito prima sulla questione del caro degli affitti del nostro collega Caso, firmata dal nostro collega Caso. Vi abbiamo messo tante soluzioni, vi stiamo inondando di proposte, ma o non rispondete o denigrate chi cerca di aiutarvi. Allora su questo noi non, non, non c'è scampo. Non accettate il nostro aiuto, vi prenderete la responsabilità di tutti quelli che saranno gli effetti di ritardi che graveranno sulla vita delle persone. Grazie. Grazie, onorevole Silvestri è iscritto a parlare l'onorevole Andrea Quartini. Prego onorevole. Grazie, grazie Presidente. Ma diciamo siamo e si è presentato questa mozione perché la preoccupazione è davvero significativa da parte nostra, Presidente, rispetto a quello che potrebbe succedere su il più imponente, più importante finanziamento che eh, la nostra Nazione ha eh, la possibilità di poter utilizzare dal, da sempre, fondamentalmente da sempre. Si parla di più di 200 miliardi, 209 miliardi previsti per la Next Generation EU, 209 miliardi, per il PNRR 192, 122 sono prestiti a tassi veramente concorrenziali, 70 sono a fondo perduto, quindi è un'impresa straordinaria da un punto di vista proprio di possibilità di investimento di possibilità di fare operazioni virtuose e la possibilità di vincere anche tante diseguaglianze che sono all'interno del nostro Paese in termini di gap eh, eh, nord-sud. E non è accettabile che possano essere sprecati. Oltretutto questi finanziamenti sono, eh, sono costati Lacrime e sangue, ricordiamocelo, è la fase post, direi, pandemico-bellica, perché è stata una vera guerra quella che siamo riusciti a combattere contro, contro il virus in pandemia. E sono stati ottenuti con una, con una imponente opera da parte del Presidente Giuseppe Conte, da parte del Governo Conte II. Due. E sono stati sottratti, pensate un po', sono stati sottratti alla gestione di quel governo che molti dicevano che non era in grado di poterli gestire o di poterli spendere perché era il governo dei non competenti. E allora che cosa, che cosa è stato fatto? È stato deciso di affidarli al governo dei migliori, che dovevano essere più bravi dei non competenti e poi successivamente sono stati affidati al governo dei pronti che dovevano essere pronti, competenti, migliori dei non competenti. Il tutto ha voluto dire che ad oggi noi stiamo mettendo a rischio l'80% di quei finanziamenti. È una cosa non accettabile nella maniera più assoluta, ma non solo. Li stiamo mettendo a rischio. Il governo e la maggioranza pensa solo alla propaganda, pensa ai ponte di Messina, pensa ai rave, pensa a proteggere gli evasori fiscali, a dargli degli scudi, invece di concentrarsi integralmente su questo PNRR che ci può consentire di fare un salto straordinario all'interno di questo Paese. Non è assolutamente accettabile. E guardate, quello che diceva il collega Francesco Silvestri è assolutamente vero, c'è un livello di responsabilità e di responsabilizzazione da parte delle opposizioni, che è diciamo, se noi si fosse vendicativi, come spesso si mostrano i colleghi della maggioranza, noi si dovrebbe attaccare e basta, invece noi stiamo facendo delle proposte, questa mozione è piena di proposte e siamo anche e il presidente Conte l'ha detto a più riprese siamo disponibili a metterci un tavolo perché non si deve rinunciare nemmeno a un centesimo del PNRR e siamo a disposizione per questo sarebbe gravissimo perdere anche un solo centesimo ed è imbarazzante la maggioranza in questo presidente è imbarazzante perché ogni giorno parte un treno diverso, c'è chi dice che vorrebbe rinunciare a parte di questi finanziamenti e comincia a dare la cola. Addirittura è, criticato, è stato criticato un ente indipendente e neutrale come la Corte dei Conti, un ente neutrale e indipendente come la Corte dei Conti che ci dice attenzione siete in ritardo, si rischia di perdere questi soldi e la colpa è della Corte dei Conti. Si dà la colpa alla Corte dei Conti, si cerca di soffocare la Corte dei Conti. Io ho parlato di dittatura della maggioranza, ma si sta andando in quella direzione se si continua così. Se organismi indipendenti si, mette, si mettono in discussione, non, non, non si finisce più. Lo state facendo su tutto, lo state facendo su AIFA. Lo state, non lei Presidente. La, la maggioranza. Allora, la nostra mozione va proprio nella direzione di impegnare il governo sull'obiettivo di non perderli, di non sprecarli e di fare attenzione anche al rischio di infiltrazioni mafiose, che più volte sono state segnalate, e anche su questo, con la storia della modifica del codice degli appalti, ci fateci dubitare su questa, sulla volontà di questa maggioranza. L'altro aspetto importante del PNRR, che non viene mai considerato, non viene mai detto, ma è forse uno dei pochi progetti, anche a livello internazionale, che davvero cerca di rendere operativo quel, quel, quel pensiero eh, presente in passato, molto coerente con certe filosofie orientali e buddiste, per esempio, in cui, in cui si parlava di Gaia, no? questa terra che è un tutt'uno, eh? e c'è questa capacità nel PNRR, bisogna secondo me doverosamente rendere atto a Giuseppe Conte che si è impegnato con una postura importante a livello europeo, c'è questa capacità di dire finalmente mettiamo la salute in tutte le politiche. Mettiamo la salute in tutte le politiche. Pensi, Presidente, che circa il 40% dei fondi del PNRR sono dedicati all'ambiente e al clima. Lo vuole anche l'Europa, ma noi stessi abbiamo avuto con forza questa, questa necessità. Il 20% è sulla transizione digitale. Pensi, Presidente, che la tutela del territorio e della risorsa idrica nel PNRR, in quell'ambito lì, si prevede lo stanziamento di 15 miliardi di euro, 2 miliardi e mezzo, e mezzo per interventi sul dissesto idrogeologico, con l'obiettivo della messa in sicurezza di un milione e mezzo di persone che vivono nelle aure attualmente a rischio idrogeologico. È, è, è accettabile un eventuale rallentamento dopo quello che è successo in Emilia Romagna? Quando sta roba è prevista, era già prevista con gli 11 miliardi che lei, Presidente, aveva investito per il dissesto idrogeologico, per le infrastrutture, per l'ambiente. Lei, proprio lei l'aveva previsto. Non solo, per quanto riguarda le infrastrutture ci abbiamo 61,5 miliardi, il 55% delle risorse deve essere destinata ad interventi nel mezzogiorno al fine di provvedere al riequilibrio territoriale e, alle e a combattere le diseguaglianze sociali. Tra gli obiettivi che destano particolare preoccupazione si segnala in particolare quello avente ad oggetto la giudicazione della gara per l'acquisto delle tre nuove unità navali veloci per il rinnovo della flotta navale dello Stretto di Messina. E il governo sta abbandonando l'obiettivo di migliorare l'attraversamento dinamico dello Stretto per fare un ponte che tutti hanno detto che è una follia. È una follia ambientale, è una follia paesaggistica. 15 miliardi si destinano lì e si corre il rischio di perdere i fondi del, del PNRR perché qualcuno deve giocare a fare le costruzioni con la Lego. Non è, non è, non è veramente accettabile questa, questa impostazione. Concludo, Presidente, sul fatto che noi abbiamo sottolineato un rischio importantissimo che è stato segnalato da un'istruttoria della Corte dei Conti anche rispetto alla missione 6, la missione sulla salute ha fatto un'istruttoria sia sullo stato d'avanzamento delle case della comunità e della presa in carico delle persone, sia sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture ospedali di comunità. Garantire prossimità assistenziale, specialmente alla popolazione anziana, e ridurre le ospedalizzazioni, anche quelle non urgenti, quelle di elezione. È uno degli obiettivi principali del PNRR, è uno degli obiettivi principali del nostro Paese in sanità. Ospedale di comunità e patologie lievi che eh, diciamo, spesso a causa dell'assenza di una medicina territoriale adeguata vanno a stravolgere l'organizzazione dei pronto soccorsi che risultano assolutamente congestionati e eh, Con operatori stremati e con difficoltà immense, fino a abbiamo visto, vere e proprie violenze che si agiscono. Era, era chiaro che c'erano delle grandi occasioni per riuscire a trovare una soluzione nel PNRR. In particolare, in particolare si dovrebbero attivare entro il 2026. 1.400 case della comunità e 400 ospedali di comunità. Per le 1.400 case della comunità sono previsti 2 miliardi, per gli ospedali di comunità 1 miliardo. Dei 15 miliardi per la salute 3 miliardi erano proprio destinati a realizzare queste, queste strutture. Ovviamente il titolare dei progetti chi è? È il Ministero della Salute. I soggetti attuatori sono le Regioni. Il Ministro, tramite l'unità di missione, ha deciso di ricorrere a Invitalia Spa, quale centrale di committenza nazionale. La Corte dei Conti ha rilevato il rischio di ritardi consistenti e di rischio di pregiudicare tutta la missione 6 del PNRR. Cioè, ma la pandemia a questa maggioranza non gli ha insegnato proprio niente! Gli ha solo insegnato che ha la possibilità di poter utilizzare una mannaia contro l'opposizione con una proposta di legge di commissione sul Covid, che è un atto d'accusa a una sentenza già scritta. Solo questo gli ha insegnato la pandemia a questa maggioranza. Siamo a rischio di perdere un'occasione d'oro per implementare la sanità territoriale. È un rischio che non è accettabile. Noi ovviamente. Si propone che si vada a monitorare bene, a valutare l'avanzamento dei progetti, non perdere tempo, evitare stasi e rallentamenti su milestones e target e recuperare ritardi accumulati. Questo è quello che chiediamo anche rispetto alla mission 6 rispetto alla salute e ci sembra in questo caso di assoluto buonsenso, Presidente. Io spero che la maggioranza prenda in considerazione le proposte che il Movimento 5 Stelle sta facendo. Grazie, onorevole Quartini. È scritto a parlare l'onorevole Bruno Tabacci. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Un saluto ai rappresentanti del Governo. L'onorevole Stefanazzi ha svolto prima una pregevole illustrazione della mozione, richiamando tra l'altro la svolta europea sul debito comune, che sta alla base della iniziativa del Next Generation EU, di cui il PNRR è la traduzione italiana. La nostra mozione, a prima firma della Capogruppo Braga, impegna il Governo ad adempiere con urgenza l'attuazione di tutti gli impegni previsti dal PNRR concordati con le istituzioni europee, evitando possibilmente di fare confusione, di mandare segnali sbagliati, di mettere nei fatti in discussione la credibilità e l'affidabilità del nostro Paese. Si sono accumulati ritardi non certo riconducibili al precedente governo. Questa è la sintesi incontrovertibile che vale per me come un giudizio politico. Da 150 giorni aspettiamo la definizione della terza rata, messa in discussione dalla Commissione con il congelamento del relativo bonifico di 19 miliardi. Spagna e Grecia stanno facendo molto meglio di noi e un po' anche il Portogallo. Va ricordato che per ogni scadenza non rispettata si perdono circa 350 milioni di euro. Fin qui l'Italia ha ricevuto 67 miliardi. I primi 24,9 erogati ad agosto del 2021 in forma di prefinanziamento. La prima rata di 21 miliardi è arrivata ad aprile 2022, 10 di sovvenzione e 11 di prestiti. La seconda tranche di pari importo è stata incassata a dicembre 2022 a conferma dell'esecuzione degli obiettivi richiesti tra target e milestone e puntualmente raggiunti dal governo Draghi. A proposito, Onorevole Quartini, non facevate parte anche voi del cosiddetto Governo dei migliori? La musica è cambiata con il nuovo Governo e la terza tranche è stata messa in discussione: vale 19 miliardi, di cui 10 a fondo perduto e 9 in prestiti. La Commissione sta ora passando in rassegna i 55 obiettivi, mentre in Italia si è dato sfoggio ad inutili polemiche sull'uso o no integrale dei fondi, sul cambiamento della governance sulla confusione tra fondi PNRR e fondi FSC, sviluppo e coesione. Ora l'Italia deve correre per assicurarsi la quarta tranche da 16 miliardi, 1,9 di sovvenzioni e 4,1 di prestiti, con 27 obiettivi, tra cui la riforma della giustizia civile e penale, più la produzione di idrogeno, sostituzione dei treni a gasolio, misure per gli asili nido da raggiungere entro il 30 giugno 2023, cioè tra qualche giorno. Se i Comuni o le Regioni non ce la fanno, il Piano prevede l'adozione di poteri sostitutivi da parte del Governo. Ma si è parlato d'altro, nessuno del Governo ha considerato questa opportunità. E anche la rata di dicembre bisogna seguirla da subito. Se si intende infatti rinegoziare il Piano semestrale, bisogna portare in Europa progetti alternativi entro agosto per poter avere un ok almeno novembre. Ma in questi mesi non abbiamo respirato l'aria dell'urgenza e della responsabilità. I progetti alternativi presumibilmente no, non potranno essere più del 10% sul totale dei 191,5 miliardi per ragioni oggettive, perché se no diversamente vorrebbe dire non realizzarlo quel piano. Qualcosa di fattibile se compiuto nella trasparenza. Se invece si fa a gara a chi tiene le carte coperte si perde tempo e l'Europa si insospettisce. Il Parlamento poi dovrebbe essere tenuto costantemente aggiornato. Non riducendo le comunicazioni ad un comizio neppure di qualità. Forse qualche argomento potrebbe arrivare sul fronte del dissesto idrogeologico, in particolare dopo i recenti avvenimenti che hanno avuto l'epicentro in Romagna. L'aver voluto cambiare la governance ha poi determinato difficoltà nei rapporti tra MEF e Palazzo Chigi. Non si può inventare una modalità di sostituzione del ruolo della ragioneria generale dello Stato. Molti addetti al PNRR, almeno una ventina, del MEF se ne sono andati come se fosse prevalso un senso di sfiducia. E ovviamente la nuova struttura non c'è, perché quel decreto è andato in sonno per diversi mesi, non è che eh, non è neppure stato attuato. Il cambio della governance non aveva alcun senso. Tra l'altro è arrivato un magistrato a dirigerla. Un magistrato della Corte dei Conti, con la quale in questi giorni si è messa in campo una sorprendente polemica. Fitto aveva detto che il decreto sulla governance andava incontro anche ai rilievi della Corte dei Conti e poi ci si rammarica per la profondità dei controlli messi in atto dalla stessa Corte. E poi c'è la necessità di integrare la riscrittura parziale del PNRR con i piani Repower RepowerU nel quadro dell'attuazione dei progetti di autonomia energetica in Europa. Per ora il costo di questi progetti eccede la riserva a disposizione del Repower U e quindi andrebbe integrato con risorse del PNRR da prevedere con la revisione. Ma per fare queste cose serve trasparenza, non il contrario. E questa è la motivazione che sta alla base della nostra mozione. Da ultimo ho scoperto che gran parte delle polemiche aperte da una parte della maggioranza sulla necessità di non utilizzare tutti i prestiti richiesti perché questo abbiamo sentito in particolare dalla Lega, perché fanno debito e costano troppo, secondo i ragionamenti contorti loro e di chi la pensa così. Tra, tra l'altro nel loro gruppo c'erano dei, dei sostenitori della necessità che, che l'Italia uscisse dall'euro. Ora invece il governo Meloni ne vorrebbe altri, ne vorrebbe altri oltre a quelli che abbiamo, noi, noi siamo il primo paese che con 122 miliardi ha sottoscritto la parte più rilevante dei prestiti. Però non tutti i paesi li hanno sottoscritti. C'è rimasto qualche miliardo in più. Ora il governo Meloni ne vorrebbe altri, per risparmiare sui tassi di interesse che sono nel frattempo diventati sempre più cari. Ma era evidente anche prima, quando parlavano i responsabili della Lega. Ma la confusione e la mancanza di idee su come spendere queste nuove risorse prevale. I nuovi prestiti andrebbero a finanziare... Il Repower You, il cui capitolo aggiuntivo riguardante energia va presentato entro agosto? Beh, se è così, sarebbe una cosa che ha un suo fondamento, potrebbe essere una linea giusta. Ma quando la si fa emergere? Perché adesso si vede solo un grande chiacchiericcio. Invece di fare interviste, sarebbe bene che si stimolassero le istituzioni del nostro paese, ognuno a fare la sua parte, perché la storia dell'utilizzo dei fondi strutturali in Europa. Non è stata diciamo, sempre esemplare e viene considerata dai, da altri paesi europei come un punto di debolezza del nostro paese. Ma su questo punto strategico va comunque coinvolto il Parlamento, anche sul fatto se il 31 dicembre 2026 fosse un termine tassativo o no, si è ingenerato incertezza. Ricordo perfettamente che le settimane scorse molti dicevano: eh, Ma tanto poi ci sarà un rinvio si è fatto credere che il PNRR potesse seguire l'esperienza degli FSC, sulla quale non abbiamo certamente brillato in passato, come ho detto prima, e cioè che il sessegno previsto, ad esempio 2014-2020 o del 2021-2027, potesse essere prorogato di altri tre anni. Questa è l'ambiguità del discorso che ha fatto il ministro Fitto, immaginando che il PNRR potesse seguire la stessa, la stessa logica. Non ci possono essere proroghe. I tempi e le modalità del PNRR sono tassativi, come abbiamo visto con una tempistica semestrale. Per cui se non fai quello che hai promesso di fare, io non ti giro l'assegno. Non so, mi pare che questa è la dimostrazione pratica. Il lungo esame sui 19 miliardi della terza rata dimostrano che non è che possiamo tornare ai fondi strutturali. Sarebbe bene che rimanessimo dove siamo. Con questa mozione, do concluso, si intende sollecitare il governo a prendere in mano o mettersi alla stanga, come ha indicato il Presidente Mattarella, le questioni del PNRR, dedicandovi non le polemiche, ma le cure quotidiane che sono necessarie. Grazie Presidente. Grazie Onorevole Tabacci. È scritta a parlare la deputata Elisabetta Gardini. Prego Onorevole. Grazie signor Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo. Ora, io ho ascoltato attentamente gli interventi, come, caro Presidente, avevo letto attentamente le emozioni. Devo dire che una cosa mi sorprende. Sono mesi, settimane, settimane, mesi che continuiamo a sentire le stesse richieste, le stesse confuse analisi, le stesse domande. Sono settimane e mesi che continuiamo a dare le risposte. Devo dire che anche eh, l'ultimo intervento di venerdì scorso del ministro Fitto al Festival dell'Economia a Trento ha fornito tutte le risposte corrette su quella che è la reale situazione dell'Italia rispetto al PNRR e la reale situazione del dialogo sereno, tranquillo, normale che sta avvenendo tra l'Italia e la Commissione europea. Però sembra che ci sia Beh, Goethe diceva che parlare è un bisogno, ascoltare è un'arte molti bisogni, forse nella ricerca di una, non so, di una stima, di un'autoaffermazione che si stenta a trovare, e poca arte. Perché vede, noi abbiamo passato da un tempo quell'età infa, quell infantile in cui se l'adulto ti pone cinque volte la stessa domanda tu passi dal sì convinto al no convinto o viceversa dal no convinto al sì convinto ci possono fare la domanda 5 10 100 volte e avranno 5 10 100 volte la stessa veritiera risposta e quindi io mi ritrovo qui e sarò sintetica a dare le stesse risposte che vogliono essere una rassicurazione non solo delle opposizioni ma soprattutto dei cittadini italiani che possono restare confusi da questo dialogo che sembra un dialogo tra sordi. Ma, ripeto, il governo e la maggioranza che lo sostiene stanno lavorando in modo molto responsabile per far sì che ogni euro venga speso nel modo più utile, più efficace, al fine di raggiungere gli obiettivi in modo autentico. Mentre invece io trovo la voglia di eh, mettere l'Italia in un angolo che non riscontro nel dialogo con la Commissione europea. Perché, veda, si continua a ripetere di questa raccomandazione che eh, la Commissione ha fatto perché i Paesi presentino i loro piani entro il 30 aprile. È eh, di fatto una raccomandazione. Come anche nella mozione è scritto, se uno va a leggerla, io l'ho letta nel dettaglio, la data reale, legale, è il 31 agosto. Ed è quello il dato che noi abbiamo sempre eh, avuto come obiettivo. È il 31 agosto. E allora al 30 aprile, che è una data, ripeto, ma lo riconosce anche chi scrive la mozione, raccomandata, Solo quattro paesi hanno entro quella data consegnato, presentato il piano. Adesso a fine maggio si è aggiunto il Portogallo. Quindi a fine maggio sono cinque i paesi su 27 che hanno presentato il piano. Ora se noi calcoliamo che il PNRR italiano deve appunto <ride> avere una, una, una mole che non è paragonabile con quello degli altri paesi, perché noi abbiamo 220 miliardi, mentre quello dopo di noi, che mi sembra sia quello spagnolo, si aggira intorno ai 69 miliardi, anzi ai 69 miliardi, noi capiamo che forse l'Italia ha... Ben donde per essere non proprio stato il primo a consegnare il compito scritto in una data che era raccomandata, quindi un dato intermedio, e non, mentre abbiamo la data legale che è il 31 agosto. Quindi stiamo tranquilli e sereni perché spaventare i cittadini non, non porta bene a nessuno. Come ha ricordato anche il Presidente Mattarella, sarà un successo di tutti o una sconfitta di tutti? Qui non c'è il governo che governo vince, governo perde, partito vince, partito perde. Qui stiamo parlando della nazione, stiamo parlando dell'Italia. E allora noi abbiamo fatto per cinque anni veramente una opposizione responsabile, molto responsabile. Adesso qui Pretendono di dire che fanno una, una opposizione responsabile, mentre non c'è giorno in cui non si inventi una polemica pretestuosa. Perché, guardi, è veramente pretestuoso continuare a rivendicare il ritardo dell'Italia. Perché, ripeto, questo ritardo non c'è. Il ministro Fitto è stato estremamente trasparente. Io ricordo la sua audizione, guardi, del 27 di aprile. Ho preso un sacco di appunti, perché era molto interessante. E si trovano già qui un sacco di risposte, perché già qui aveva detto, guardate che la governance va cambiata, perché noi in nove anni, eh, rispetto a quello che è eh, il settennato di programmazione europeo, che poi oramai essendo partito nel 2014 sono diventati nove gli anni, su 126 miliardi abbiamo speso come Italia solo il 34%. È evidente che se noi non apportiamo delle modifiche ci troveremmo... Ci troveremmo nel, a fine 2026, alla, alla scadenza del 2026, a dover dire che forse abbiamo speso il 34%, perché oggi noi ci troviamo, invece di avere 126 miliardi da spendere in nove anni, il doppio. Perché sono 200, praticamente il doppio, 220 miliardi in metà del tempo. Quindi è molto responsabile. Questo atteggiamento del governo che dice le criticità prevediamole, se ci dovessero essere, prevediamole e risolviamole, perché adesso siamo in grado di prevederle e risolverle, ma a fine corsa sarebbe impossibile risolverle, ci cadrebbero addosso, ci cadrebbero in testa e allora sì, sarebbe un problema. Perché avremmo fatto un disastro, ma noi non vogliamo scassarli i conti dell'Italia. A noi stanno a cuore i conti dell'Italia. A noi sta a cuore la nazione Italia. Noi amiamo la nostra patria, amiamo i nostri concittadini, quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato. Vogliamo lavorare così bene che anche chi non ci ha votato la prossima volta ci voti. Pensi un po'. Abbiamo questa presunzione. Questo desiderio e comunque anche se non ci voteranno continueremo a lavorare per loro, per tutti, per tutti. Allora io vedo un'ignoranza della conoscenza della macchina dello Stato. Si mettono insieme capitoli di spesa diversi, si travasano i soldi da una parte all'altra. Bisogna fare questo e il benaltrismo che era stato sembrava archiviato. Non si fa questo ma si fa quell'altro. Signori, il Paese è complesso, la Nazione è complessa, lo Stato è complesso. Dobbiamo andare avanti su tanti fronti, se vogliamo far ripartire, come vogliamo far ripartire questa nostra Italia, che si è arenata, che è andata indietro, perché quando stai fermo vai indietro. Ho sentito parlare di tanti, si potrebbe aprire un capitolo su tante cose, perché si è messo dentro, dentro le infrastrutture, il ponte dello, dello stretto di Messina, eh, si è messa la sanità, non c'è tempo. Resto al PNRR. Allora, gli asili sono una cosa che sta a cuore a tutti. Ne aveva già parlato quel 27 aprile il ministro Fitto, che c'era un problema, perché c'erano dei progetti che, che erano in essere, che erano stati inseriti. E quindi, ma, ma ha detto, c'è questa criticità, la stiamo affrontando per risolverla. Se avesse chiuso gli occhi e fosse andato avanti, ci saremmo trovati che alla fine avremmo fatto un disastro. Le, I problemi bisogna anticiparli, vederli prima. Ed è quello che sta facendo questo governo. Allora, la Corte dei Conti. Guardate che, sempre se andate a vedere quello che eh, ha detto recentemente il ministro Fitto proprio a Trento, allora, giustamente dice che nei prossimi mesi partiranno le rendicontazioni di molti progetti e di molti interventi. Noi sappiamo che uno dei problemi più difficili da affrontare ai vari livelli delle, de, delle amministrazioni è proprio la rendicontazione. È lì che si perdono. E qui invece la Corte dei Conti auspica il ministro abbia un ruolo fondamentale per aiutare. Per aiutare. E guardate che, se poi vogliamo strumentalizzare, ma eh, la Corte dei Conti ha, ha rilevato. In merito ai profili temporali di spesa del PNRR, eh, spese sostenute anche nel corso del 2021-22, principalmente no, su progetti in essere. Ma se andiamo a vedere poi, per quanto riguarda le spese del 2023, l'effettiva rendicontazione è, è subordinata all'avvio dei lavori dei circa 110 miliardi di opere pubbliche che secondo i cronoprogrammi del PNRR inizierà nel corso del 2023 solo dopo l'avvio dei lavori si potrà fare la rendicontazione quindi mi sembra veramente tutto strumentale, tutto eccessivo e cioè, non è nelle mie corde ma mutuando altri linguaggi direi che stanno gufando cioè, i gufi non no per favore, anche no. Credo che questa nostra bella nazione abbia sofferto molto per questi atteggiamenti. Allora, io, io credo che noi dobbiamo concentrarci insieme su quello che è l'obiettivo che dovrà essere comune e condiviso da tutti. Perché noi qui, anche il vantarsi, guardate, 220 miliardi, il più grande PNRR, purtroppo sì, perché era correlato... Alla situazione disastrata dei del nostro, della nostra nazione. Era purtroppo il, il, la nazione dell'Unione Europea più disastrata. E quindi abbiamo avuto il finanziamento più alto. Io non farei proprio salti di gioia, eh, vista le condizioni per cui l'abbiamo ottenuto. Noi sappiamo che questo governo, quando si è insediato a fine ottobre nel 2022, quindi un po' di mesi fa... Si è messo subito al lavoro perché soltanto 25 obiettivi erano stati raggiunti, dei 55 necessari entro il 31 dicembre del 2022 per ottenere la terza rata. E nel giro di poche settimane abbiamo raggiunto 30 obiettivi, mentre chi ci aveva preceduto ne aveva in molto più tempo raggiunti solo 25. 25 a 30. Se questo sembra a lei Presidente e sembra così anche alle opposizioni li faccia presente, che questo sia un andare piano, un essere in ritardo, a me sembra assolutamente il contrario. E ribadisco quella data del 31 agosto che già ci aveva detto il Ministro Fitto nell'audizione nella, del. del, del, del del 27 aprile scorso era l'unica data obbligatoria per presentare la modifica del piano e il nuovo capitolo del Repower EU siamo assolutamente in linea e guardi glielo dico io che ho lavorato tanto in Europa che ho lavorato tanto anche vicino alle, ai comuni colpiti dalle precedenti alluvioni o terremoti e che ho seguito i lavori di rendicontazione che venivano fatti con le istituzioni e i funzionari dell'Unione Europea e della Commissione. Sono cose sulle quali non ci si può permettere errori, perché poi si restituisce tutto. Allora, la serietà con cui il Governo sta lavorando, è eh, assolutamente confermata da quanto ha detto proprio la Commissione europea nelle Country Recommendation della settimana scorsa. Le ha presentate la settimana scorsa e non solo queste recommendation evidenziano che non esiste un problema in Italia. Ma in queste recommendation si affrontano sostanzialmente gli stessi temi che sono assolutamente in linea con la visione e le priorità del governo Meloni e del lavoro che si sta portando avanti sin dal primo giorno del suo insediamento. Cioè l'attuazione del piano con la presentazione della proposta di modifica e dell'integrazione con il capitolo Repower EU. Ancora, la necessità di un rafforzamento della governance. E della capacità amministrativa, soprattutto a livello locale. E infine, l'indicazione che la complementarietà e la sinergia tra le politiche di coesione e quelle del PNRR sia garantita. Quindi, per favore, siccome è stata citata questa cosa come una cosa un po' cervellottica e velletaria se lei può riferire alle opposizioni che si sono prima espresse, che questo è richiesto, indicato, auspicato proprio dalla Commissione europea nelle Country Recommendation. Quindi vede che non c'è da essere preoccupati, c'è da lavorare tutti insieme perché la sfida è forte, perché noi storicamente non abbiamo questa capacità di spesa secondo quelle che sono le regole dell'Unione Europea. Non si sono attrezzati i governi che ci hanno preceduto per dare gli strumenti all'Italia per poter spendere questi soldi. Perché, ripeto, in nove anni il 34% della metà di quello che noi dobbiamo spendere nella metà del tempo. Dobbiamo spendere il doppio? Il 100% del doppio? Nella metà del tempo? Loro, la metà dei soldi, nel doppio del tempo ne hanno speso il 34%. Forse speravano che noi non toccassimo niente per poter dire nel 2026 avete fallito, ma il fallimento non è nel nostro DNA. Si può fallire nella vita, ma il fallimento non lo si progetta, non lo si pensa, lo si combatte fino all'ultima forza che è in noi e noi siamo il primo governo e la prima maggioranza politica dopo 11 anni di persone che hanno governato senza avere il mandato del popolo. E allora anch'io sono contro la dittatura della maggioranza. Ancora di più sono contro la dittatura della minoranza. O contro la dittatura della maggioranza o della minoranza che sia che non ha il mandato popolare. E qui mi taccio, perché saranno altri capitoli che sono stati solo accennati e che approfondiremo nei prossimi mesi e negli anni a venire. Allora, io mi avvio proprio alle conclusioni. Siamo al lavoro. Guardi, lo voglio dire col sorriso sulle labbra. Spero che ci siano tanti cittadini che hanno la curiosità di vedere quello che diciamo in queste aule e che magari ci stiano seguendo o che ci vedranno poi nella, nello streaming. Siamo al lavoro, attenti alle scadenze sicuramente, perché sono fondamentali e lo sappiamo bene, ma attenti anche ad ogni singolo dettaglio. Stiamo lavorando a questo, signor Presidente, perché neanche un euro vada perduto, perché sono soldi che rappresentano la vita, la speranza, il futuro dei nostri figli dei nostri ragazzi, delle nostre famiglie, delle nostre aziende, delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, della nostra patria e noi ci auguriamo che abbia un futuro degno di quello che è stato il Made in Italy, la via italiana, l'arte, la bellezza, la gioia di vivere. Siamo stati questo per il mondo e noi vogliamo continuare ad esserlo. Per questo state tranquilli, perché noi stiamo lavorando al meglio. Non ci sono ritardi. Ogni euro sarà speso nel migliore dei modi. Grazie. Grazie, onorevole Gardini. E' iscritta a parlare la deputata Luana Zanella. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Ma innanzitutto, per dire attraverso di lei alla collega che mi ha preceduta che noi siamo contro la dittatura siamo contro la dittatura e ciò che sta avvenendo e mi riferisco segnatamente al problema che anche oggi è affrontato dall'associazione magistrati della Corte dei Conti sull'espressione di vero attacco alla magistratura contabile che sono state espresse da questo governo. Io vorrei proprio partire dalla terza relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR che la Corte dei Conti a sezioni unite ha presentata al Parlamento il 28 marzo del 2023 e che ha suscitato, a dir poco, una reazione scomposta da parte, irritata direi, da parte del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le po politiche di coesione e il PNR fitto. Ripeto, un vero e proprio attacco da parte dell'esecutivo all'organo indipendente di controllo dello Stato che aggiunge... Preoccupazione e allarme che non sono certo state sciolte dall'intervento che abbiamo orora ascoltato, non solo per la capacità di spesa dei 191 miliardi di euro assegnati per il PNRR all'Italia, ma anche per la nostra affidabilità e credibilità in una fase cruciale di ridiscussione in Europa del patto di stabilità, in un periodo tra l'altro delicatissimo e rischioso per la nostra economia e finanza. Il nostro debito pubblico continua ad essere molto importante e mette sicuramente a rischio la tenuta dei conti. E di questo dobbiamo sempre, sempre tener conto. Ma cosa dice la relazione della Corte dei Conti? Evidenzia innanzitutto che, e cito, mentre l'attuazione del piano per quanto riguarda eh, gli obiettivi europei da raggiungere alla fine del secondo trimestre del 2022 è stata garantita, non altrettanto è avvenuto per gli obiettivi nazionali, raggiunti solo al 62%. Attività inerenti ai sette target risultavano solo avviate, cinque target risultavano solo in via di definizione, mentre per ulteriori otto obiettivi emergevano ritardi. Rispetto alla scadenza programmata. Quindi affermazioni molto gravi, ma anche tutte, diciamo, verificabili, non opinioni. E ricordo che, mentre le due prime relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR hanno dato conto del conseguimento degli obiettivi e delle riforme e le prime due rate pari a 42 miliardi di euro sono giunte a destinazione, per la terza e quarta rata, 35 miliardi complessivi, l'incertezza regna sovrana. L'aver ostinatamente abbandonato la vecchia buona strada per affermare la discontinuità in termini di governance, pensando che Innovare in modo anche affrettato e non chiaro, non chiarito quantomeno, gli aspetti, i modi, le vie tecnico-amministrative dovesse dare migliori frutti. Invece siamo allo stallo. Non lo affermiamo solo noi, ma autorevolmente, che, che ne dica il ministro Fitto, lo dimostrano le, la relazione. Le, relazioni, le affermazioni contenute nella relazione delle, eh, delle sezioni unite della Corte dei Conti. La governance, la nuova governance istituita con il decreto legge 13 del 24 febbraio, ancora non è pienamente operata. Questo accompagna anche un parere espresso dall'ufficio parlamentare di bilancio che esprime preoccupazione e noi esprimiamo a nostra volta preoccupazione perché questo cambio di strategia legittimo però fin qui sembra compromettere l'efficienza e l'efficacia che si è tradotte oltre che ai ritardi accumulati nei mesi, il fatto che non si sia ancora stata avviata, non sia stata ancora avanzata la richiesta formale di revisione del PNR presso la Commissione europea. E rileviamo inoltre che il Parlamento fin qui non è stato adeguatamente e costantemente informato, nemmeno per quanto riguarda... Il capitolo relativo al piano Repower EU previsto dal nuovo regolamento 435 del 2023 a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina per anticipare l'uscita dalla dipendenza del, dal fossile russo rispetto al 2030. Si tratta di risorse pari a 2,76 miliardi e altre disponibilità finanziarie e accesso a fondi per la, eh, previsti per la programmazione 2021-2027 per la politica di coesione. Opportunità credo che andrebbero colte le mozioni che impegnano e che sono state presentate dai colleghi e io mi auguro che l'opposizione riesca a definire convergenze rispetto ad un, ad un unico documento, in ogni caso altrimenti noi elaboreremo una nostra mozione specifica, impegnano il governo ad adottare misure e iniziative necessarie per garantire il conseguimento degli obiettivi e i traguardi secondo la tempistica prevista, onde non perdere i finanziamenti. Penso che sia da convergere sulla necessità di informare il Parlamento e quindi il Paese in modo dettagliato, in modo pienamente trasparente. Serve un approccio costruttivo da parte di tutti affinché i progetti si realizzano si si realizzino e si rendicontino in modo adeguato ha proposto ha affermato il ministro Fitto e in questa direzione vanno le mozioni si concorda certamente che in sede di revisione del PNRR il dissesto idro idrogeologico e il consumo di suolo debbano trovare, specie dopo il disastro e la tragedia che si è, sono consumate in Emilia eh, Romagna, nelle Marche, e debbano trovare particolare attenzione. Strategico per noi è lo sviluppo della mobilità elettrica e l'infrastrutturazione necessaria perché si possa realizzare. Le energie rinnovabili e per quanto riguarda il capitolo Repower EU deve essere garantita la coerenza con gli obiettivi climatici escludendo quindi il finanziamento di opere che consentano il mantenimento della dipendenza dalle fonti fossili. Chiudo Presidente esprimendo tutta la nostra preoccupazione per quanto riguarda L'impossibilità di raggiungere il target relativo all'asilo nido se non cambiano le cose, questo è stato espresso, mi, chiama, mi pare, apertis verbis dal governo, ma anche che si possano utilizzare, su questo il governo deve confermare perché finora non è ancora così sciolto il nodo che vadano agli armamenti, alla, quindi alla difesa, agli investimenti previsti dai fondi del PNRR e così pure anche tutto il half of it, il famoso diciamo metà per le donne no? che invece si trovano ad essere sempre e ancora penalizzate e non raggiunti gli assi strategici e priorità trasversali da questo punto di vista da parte del PNRR. Grazie Presidente. Grazie Onorevole Zanella. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo alla Sottosegretaria Castiello se il Governo intende intervenire o si riserva di farlo. Si riserva. Il in seguito, in seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta. Do quindi, lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 30 maggio 2023, ore 11. Svolgimento di una interpellanza e interrogazioni. Ore 15. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzioni dei relativi albi professionali. Seguito della discussione dei progetti di legge di ratifica quali Accordo Italia-Repubblica Dominicana in materia di coproduzione cinematografica, Accordo Italia-Boliva di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, Protocollo emendativo dell'Accordo Italia-Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, ratifica delle convenzioni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Protocollo emendativo dell'accordo Italia-Repubblica di San Marino di collaborazione in materia radio-televisiva. Esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti. Esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti. Esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative volte al superamento delle criticità relative al fenomeno del caro affitti per gli studenti fuorisede. La seduta è tolta.